Shir, Lelio Mancino, che è il segretario, e tutti i componenti dell'ufficio di presidenza e dei vari sottogruppi. Oggi è la seconda volta che in realtà ci vediamo in modalità allargata, cioè che portiamo avanti questo nostro esperimento di democrazia partecipata, dando la possibilità a tutte le persone, ai cittadini che vogliono confrontarsi con le istituzioni e in generale venire qui in Parlamento per affrontare insieme temi che sono al centro dell'agenda politica, di poterlo fare. Quindi io di questo ringrazio sempre Flavia, ringrazio tutti i componenti di questo intergruppo che hanno creduto fortemente in questo progetto che, come vedete, diventa sempre più bello e sempre più partecipato. Non voglio togliere altro tempo, do subito la parola a Flavia Carlini, che sarà insieme a Pega la moderatrice, le moderatrici di questo incontro di oggi, incontro che verterà sul tema delle politiche di genere e della violenza di genere, e quindi è stato organizzato dal sottogruppo. Voi sapete che il nostro intergruppo, poiché si occupa dei diritti universali dell'individuo, chiaramente tratta moltissimi temi, e allora abbiamo creato dei sottogruppi tematici ai quali non so se voi, già, dei quali non so se voi già fate parte o volete far parte, se ci sono persone interessate ad entrare in questo intergruppo, sapete, insomma, possono chiedere di essere inserite. Quindi il sottogruppo che si occupa di politiche di genere ha pensato e ha organizzato questo evento di oggi. Quindi grazie a tutti, saranno un paio d'ore di confronto e sono certa che usciremo da qui tutti un po' più ricchi. Quindi Flavia, ti do la parola e ti ringrazio. Sedetevi. Oh, Madonna. C'è un posto lì? È un posto lì. Ciao Okay. Buongiorno, allora, a tutte e tutti, grazie innanzitutto, grazie per la partecipazione attiva a questo progetto che io reputo fondamentale in uno Stato in cui l'unico canale di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine è il voto, che non è un mezzo di comunicazione ma solo di assenso, eventualmente quando non subentra un astensionismo dilagante. Quindi io credo che il senso di una democrazia, di una repubblica democratica sia il centro della collettività. E in Italia questo è qualcosa che un po' manca, quindi è da questo buco che nasce l'intergruppo, da questo buco della centralità della collettività. Quindi io sono molto contenta di essere qui e ringrazio Mariolina sempre. Allora, come ha detto Mariolina, l'intergruppo è diviso in sottocommissioni che si occupano di vari tipi di diritti, appunto, e oggi la plenaria è gestita dal sottogruppo che si occupa di violenza di genere. Io voglio fare una grossa e cruda premessa prima di cominciare. Noi siamo a tutti gli effetti in Senato, siamo a tutti gli effetti in una stanza dello Stato. E lo Stato non ha mai fatto abbastanza per tutelare le vittime di violenza di genere, non ha mai fatto abbastanza per proteggerle, non ha mai fatto abbastanza per evitare che ci fossero delle vittime di violenza di genere, né per prevenire. Lo Stato non ha mai fatto abbastanza a livello sociale, non ha mai fatto abbastanza a livello culturale, non ha mai fatto abbastanza a livello educativo, non ha mai fatto abbastanza sul fronte legislativo, non ha mai fatto abbastanza sul fronte economico, mai. La violenza di genere è sempre stata trattata come una violenza di serie B, come una forma di violenza marginale, come un incidente, come il frutto di qualche tragica fatalità. È così che ne parlano i media, è così che ne parla lo Stato. Questo diventa particolarmente problematico, visto i numeri che non sono solamente di oggi. Spesso si dice che la violenza di genere è un tema di attualità. La violenza di genere non è un tema di attualità. La violenza di genere è un tema di tutti i giorni. È da sempre che migliaia di donne vengono abusate, violate, non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico.
ci sono tantissime forme di violenza che vedremo tra pochissimo. Sono stati fatti negli anni alcuni provvedimenti importanti, tipo il codice rosso, ma non sono abbastanza, come dimostrano d'altronde i dati, perché i dati non hanno mai subito un vero drastico calo. Il fatto che non venga fatto abbastanza lo dimostrano non solo i dati, ma anche i soldi che lo Stato è disposto ad investire sulla violenza di genere, contro la violenza di genere. I dati ci dimostrano che c'è qualcosa che non va. Io voglio essere molto netta nel dire quello che è stato fatto ad oggi, nel dire quello che è stato fatto nell'ultima legge di bilancio a firma del governo Meloni, cioè niente. Gli unici soldi che sono stati stanziati sono i 40 milioni da parte delle opposizioni, disponibili alle opposizioni, che le hanno stanziate tutte sul tema della violenza di genere, tra poco Mariolina ce ne parlerà, ma si tratta di 40 milioni che si vanno a sommare a soli 6 milioni che ha stanziato il governo, solo 6 milioni, 40 milioni da ripartire tra reddito di libertà, CAV, case rifugio, rieducazione di uomini violenti, educazione degli operatori e sgravi contributivi per datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza. Tutto qui, quindi 40 milioni da ripartire in tutto questo, stiamo parlando dello 0,2% della legge di bilancio, è assolutamente niente. Parallelamente mi sembra ovvio dover dire che la violenza di genere è a tutti gli effetti una ramificazione della disparità di genere. Per la disparità di genere le misure che il governo ha stanziato di fondi diretti a ridurre la disparità di genere sono l'1% della legge di bilancio. Anche qui niente, stiamo parlando veramente di fondi irrisori. E questi sono numeri ufficiali, sono numeri del bilancio di genere di Stato che vengono dalla Ragioneria Generale di Stato e dal MEF. Quindi non sono numeri, non sono supposizioni, sono i numeri reali. Adesso il discorso qual è? Il discorso è che la disparità di genere e la violenza di genere passano per tante cose, ma innanzitutto per essere annullate devono passare per la tutela dello Stato, per un aiuto dello Stato. Qualcosa che oggi assolutamente non c'è, assolutamente non c'è. Ad oggi la violenza di genere viene trattata episodicamente a seguito di casi di cronaca, che fanno scalpore. È stato così per il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato così ogni volta che c'è stato un femminicidio che la cronaca ha particolarmente sottolineato. In questo caso è stata fatta questa legge a novembre a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin, che è completamente nulla, priva di valore, tant'è che sì, valore economico anche e anche sostanziale, tant'è che si conclude con una clausola di non invarianza finanziaria, quindi ancora di nuovo niente. Tra l'altro la legge di bilancio, quei minimi fondi che sono stati stanziati per la disparità di genere e per la violenza di genere, sono stati stanziati senza coinvolgere le associazioni che da anni si occupano di questo. E anche questo è un grande tema. Anche questo è lo specchio molto limpido dell'interesse del governo in questo tema. Quindi questa legge è stata approvata nella volontà del governo di mostrare che qualcosa sta facendo, ma non è quello che sta succedendo. Chiudo dicendo che, siccome la legge di bilancio è appena stata approvata, ovviamente adesso concretamente non c'è margine per degli interventi che abbiano un valore economico. 2 settimane fa è stata approvata la legge di bilancio, non è possibile adesso approvare nuovi interventi, quindi per un nuovo anno dovremo stare con le mani senza soldi da poter spendere per questo tema. Questo è il motivo per cui la riunione di oggi per la maggior parte sarà concentrata su misure necessarie che non comportano necessariamente un dispendio economico, ma che sono comunque fondamentali, il terreno fondamentale su cui costruire la parità di genere. Quindi detto questo, io passerei alla scaletta della giornata. Va bene? Allora, vorrei dare un secondo la parola a Mariolina Castellone, la senatrice, perché vorrei che ci parlasse un secondo di quelli che sono effettivamente più nello specifico. Come verranno spesi questi 40 milioni delle opposizioni? Grazie Flavia. Allora, io sì, vi racconto questo e poi mi tolgo dal banco dei relatori, perché oggi questo luogo questo luogo è sempre la vostra casa, però oggi in particolare è il luogo in cui voi dovete costruire delle proposte che poi noi proveremo a trasformare in proposte di legge, in emendamenti. Come diceva Flavia, è importante che alla fine del lavoro che noi facciamo, concretamente noi proviamo a dare un contributo anche a quella che è l'attività che il Parlamento sta facendo. Allora, Flavia diceva che fino ad oggi la politica ha fatto troppo poco e che sono i numeri che ci dicono che la politica ha fatto troppo poco per arginare la violenza di genere. Io dico chiaramente dall'altra parte che sì, la politica ha fatto troppo poco, però finalmente si comincia a parlare di misure concrete per contrastare la violenza
contro le donne. Voi sapete che nella scorsa legislatura è stata fatta una legge che prima non c'era, che è il codice rosso, è stata fatta un'altra legge che è la legge contro il revenge porn. Chiaramente molto di più c'è da fare, perché è fondamentale investire sempre di più in tutta la parte preventiva e anche in tutta la parte rieducativa. Sono moltissime le storie di cui veniamo a conoscenza e che leggiamo di persone che potevano essere aiutate in tempo, di violenza che poteva essere arginata se solo lo Stato fosse riuscito ad intercettare prima e se avesse dato a quelle donne, ma anche a quegli uomini maltrattanti, degli strumenti per fare in modo che non si arrivasse a quel momento. Flavia diceva che purtroppo si investe troppo poco contro la violenza di genere, è così, se pensiamo che praticamente in legge di bilancio, come ha detto Flavia, l'unico intervento concreto erano 6 milioni per rifinanziare il reddito di libertà, che tra l'altro anche questo è stato istituito nella scorsa legislatura durante il governo Conte. Noi allora, quando abbiamo capito che il Parlamento avrebbe avuto pochissimi fondi a disposizione per modificare la legge di bilancio, perché voi sapete che, diciamo, al di là della legge che arriva con una copertura, poi c'è una piccola parte di fondo messa a disposizione del Parlamento per aggiungere delle cose alla legge di bilancio. Purtroppo quest'anno questo residuo era veramente molto piccolo e tutte le opposizioni assieme avevano a disposizione 40 milioni di euro. E allora noi, e di questo io devo ringraziare anche voi sapete che noi come forza politica, come Movimento 5 Stelle, tra i nostri comitati abbiamo fortemente voluto un comitato che si occupa proprio di politiche di genere, di violenza di genere. La nostra coordinatrice è Alessandra Maiorino. Anche grazie al lavoro di Alessandra, che è anche vicepresidente del gruppo, noi siamo riusciti a convincere tutte le opposizioni a non disperdere quel piccolo tesoretto che c'era, ma a mettere tutto quel fondo su un pacchetto di interventi che andasse tutto nella direzione di contrastare la violenza di genere. Quindi brevemente vi dico come abbiamo suddiviso questi 40 milioni di euro. 20 milioni sono andati per costruire nuove case rifugio per le donne vittime di violenza, perché anche dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con tante associazioni, uno dei punti deboli è proprio questo: mancano luoghi in cui proteggere le donne che sono vittime di violenza e che spesso sono costrette a restare lì dov'è il loro aguzzino. Quindi metà di quel fondo l'abbiamo destinato a questo. Gli altri 20 milioni sono stati ripartiti per, da un lato, incrementare il finanziamento che c'era per il reddito di libertà. Voi sapete, il reddito di libertà è quella misura a sostegno delle donne che hanno più vulnerabilità, proprio per renderle sempre più autonome anche nei confronti, perché poi oggi parleremo anche di violenza economica, e voi sapete che rendere le donne, dare alle donne degli strumenti di libertà è sicuramente uno dei modi più efficaci per renderle libere. Con quel fondo abbiamo anche avviato e potenziato i percorsi, questi sì sono quasi totalmente assenti, per il recupero degli uomini maltrattanti, percorsi invece in cui noi crediamo moltissimo, anzi noi crediamo che bisogna intervenire anche dal punto di vista culturale. La violenza di genere è anche, forse soprattutto, un problema culturale, quindi a partire dall'educazione emozionale, dall'educazione alla gestione dell'affettività e della sessualità. Sapete che c'è anche questo tema in questo momento in discussione in Parlamento. Poi, come diceva Flavia, abbiamo potenziato con altri 5 milioni i centri antiviolenza e anche rafforzato tutti i percorsi formativi per gli operatori che operano nei centri antiviolenza. E poi infine abbiamo dato un contributo a tutti i datori di lavoro privati che assumano donne vittime di violenza. È poco, sicuramente non è sufficiente, però io credo che sia che le opposizioni, in un momento
di grande fragilità sociale, in un momento in cui sembra che la politica si occupi di altro e non di quelli che sono i problemi concreti del paese, abbia dato un bel segnale di unità e di concretezza e spero che anche in futuro, per altri provvedimenti, si riesca a far capire che una visione, ci sono due visioni contrapposte di futuro e di paese, ma c'è una parte della politica che riesce a mettere a fuoco quali sono le emergenze da affrontare. Sicuramente per noi in questo momento quella della violenza contro le donne è una delle emergenze da affrontare. Quindi mi fermerei qui. Grazie. Sì, ok. Allora vorrei dare la parola un secondo a Melita Cavallo, che era presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ed è giudice minorile, sia a Napoli che a Milano, che farà un intervento basandosi sul suo libro Solo perché donna, dal delitto d'onore al femminicidio, sulla necessità di concentrare il dibattito della violenza di genere anche sui minori e sulle conseguenze che questa forma di violenza ha in effetti sui bambini e sulle bambine. Quindi darei la parola a Melita Cavallo, che per 5 minuti ci parlerà di questo tema fondamentale, in realtà di cui si parla molto molto poco quando si parla di violenza di genere. Lida Cavallo è connessa da remoto, tra parentesi. Deve aprire il microfono, ha il microfono spento. Mi sentite allora? Ah, Sì. va bene, ok. Buonasera a tutti. Eh sì, io ho lavorato sempre nel settore minorile. Prima a Milano, poi a Napoli e poi a Roma, quindi ho visto tre grandi città. Può E alzare un la po' la voce, violenza per favore, si sente un po' male. si sente male? Allora, vediamo, Basta che riproviamo. alza un po' il volume. Vedo che ha il microfono, se lo avvicina, secondo me sentiamo meglio. Cambio il. Funziona meglio? Sì. Funziona meglio, sì? Va bene. Sì. Allora parleremo, come mi è stato richiesto, della violenza assistita, cioè la violenza familiare che i figli minorenni subiscono quando vedono il padre o il convivente della madre malmenarla, maltrattarla sotto i loro occhi. Quindi vedono in casa o anche fuori casa le percosse, sentono gli insulti in un crescendo, diciamo, di volgarità, di parolacce, di cose che praticamente a loro fanno molto male. E nello stesso tempo si rendono conto che la loro mamma è assolutamente impotente a reagire contro questa violenza familiare. La giovane età di questi bambini impedisce loro di dare aiuto alla loro mamma perché non sono assolutamente in grado di sottrarla alla violenza paterna. Possono solo gridare, lasciala, urlare perché magari i vicini di casa possono sentire e intervenire e possono piangere, e cercare a loro modo di sottrarre la mamma gridando alla violenza dell'uomo, che può essere il loro padre, ma può essere anche solo il convivente della madre. E quindi rischiano di essere travolti anche loro nella furia dell'uomo che cerca di contenere la madre, le sue richieste, le sue domande, il suo pianto. Questi bambini subiscono violenza anche quando tornando da scuola, questo mi è stato detto dai bambini, tornano, aprono la porta, se sono grandicelli hanno la chiave, oppure la madre si muove verso di loro e che cosa vedono? Vedono la madre sfiancata sul letto o su una poltrona che piange con il naso sanguinante, con gli occhi pieni di lacrime. Questa visione devastante che i ragazzini tornando a casa vedono aprendo la porta, diciamo, si scatena su di loro come una violenza e quindi la violenza subita dalla madre la sentono anche questi bambini e si mette quindi a rischio questo bambino, specie se questa sensazione, questa visione di una mamma distrutta viene ripetuta ogni volta che torna da scuola. Questa realtà che questi bambini vivono chiaramente pregiudica il loro percorso di crescita.
perché vivono in uno stato continuo, stato di ansia, di paura, di rabbia. E quindi questa situazione familiare per questi bambini è una vera e propria tortura. I bambini sono soggetti vulnerabili, però diciamo, se si nutrono di questa violenza, diventeranno, diciamo, potrebbero anche diventare essi stessi violenti nel futuro. Comunque soffrire tantissimo e, diciamo, disperdere le loro energie. E va fatto anche una riflessione molto importante, perché quando la violenza si protrae nel tempo, anche la madre potrebbe accusare una riduzione delle sue capacità educative, delle sue capacità genitoriali nell'accudimento dei figli. Quindi potrebbe venire anche meno l'efficienza di questa madre, che vuole bene ai suoi figli, ma non ce la fa a superare, diciamo, queste intemperanze, queste violenze quotidiane. Ora, con la domanda che si fa il giudice, che si è fatto il giudice che mi sono fatta negli anni del mio lavoro, è come si può riconoscere questa violenza nel bambino, come quindi possiamo aiutarlo? E la mia risposta qual è stata? Ancora una volta la scuola, perché la scuola assume, dovrebbe assumere un ruolo fondamentale nell'educazione dei bambini, perché questi bambini che soffrono questi disturbi, a casa soffrono queste sofferenze, a scuola sicuramente hanno dei disturbi psicosomatici, quelli tra il corpo e la mente, cioè possono mettere la testa sul banco e addormentarsi perché tutta la notte sono stati svegli dato quello che è accaduto a casa, possono avere accusare mal di stomaco, mal di testa, tutte questi sintomi devono far comprendere a un insegnante che quel bambino ha una famiglia difficile, non trova nella sua casa, nella sua famiglia, ciò che un bambino dovrebbe trovare, perché mostra segni visibili anche a volte persino nel corpo, perché quando fa ginnastica si vede che ha dei lividi per esempio sulla gamba. Questo sono cose che mi sono successe, perciò le dico. Sono insomma bambini che esprimono un chiaro, evidente disagio ed una profonda sofferenza da attribuire senza dubbio alla famiglia. Quindi questo la scuola dovrebbe capirlo e dovrebbe contattare quella famiglia, quella madre, cercare di capire da questo incontro che cosa accade a casa e comprendere come può aiutarla, chiamando, sentendo i servizi sociali che possono entrare non a gamba tesa, ma diciamo molto soft nella famiglia e dare aiuto e rendersi conto di cosa accade in quella famiglia. Però molto spesso la scuola ha timore di prendere un'iniziativa di questo tipo, perché ha paura che questa scuola possa diventare una sorta di scuola indagatrice sulla famiglia, e quindi questo potrebbe diventare un boomerang che causerebbe nell'anno a venire le iscrizioni. Quindi è difficile che la scuola sia in grado di fare questo. E invece dovremmo... Prego? No, sì, la volevo... Dica. Volevo dire che abbiamo i tempi un po' stretti. Va bene, la violenza sì. Allora diciamo questo, che sotto il profilo giuridico la violenza, questa violenza si considera un aggravante del reato, e quindi il legislatore ha cercato di sottolineare questa aggravante con un effetto ulteriormente deleterio e fortemente lesivo quando l'aggressività del genitore verso l'altro si svolge in loro presenza. Quindi a partire dal 2018, dalla legge dell'11 gennaio 2018, noi sono state introdotte delle norme specifiche a sostegno degli orfani di crimini domestici, che in linea di massima, dopo la scomparsa della madre, vengono affidati ai nonni. In effetti la mia esperienza è stata sempre questa, l'affidamento ai nonni materni. E quindi la possibilità di sostenere questo bambino, sempre e comunque, anche sotto il profilo economico, e tant'è vero che questo bambino crescendo potrà anche chiedere di cambiare il cognome paterno, perché viene sentito ormai da lui come un marchio intollerabile.
Ora concludo dicendo che la Commissione ha naturalmente lavorato bene anche sotto questo profilo per sostenere meglio, diciamo nel modo migliore possibile, i figli del femminicidio, sui quali si può discutere e si può parlare per tanto tempo, ma diciamo, mi fermo qui. Grazie mille. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie. Io passerei la parola a Fabio Roia, che è connesso online, che è magistrato e presidente del Tribunale di Milano, che da sempre si occupa dei temi di parità di genere e di violenza di genere, che ci parlerà in particolare delle lacune del nostro sistema di protezione. Quindi voglio veramente ringraziare Fabio Roia. E si accende il microfono, siamo tutti e tutte in ascolto del suo intervento. Grazie, grazie a voi, io vi ringrazio per l'invito e la condivisione. Do la mia disponibilità come presidente del Tribunale di Milano e quindi come dirigente di un ufficio giudiziario a partecipare ai lavori del vostro gruppo, ringraziando tutte le senatrici e i senatori che sono presenti e che hanno avuto questa idea. Io ho fatto parte anche come consulente della scorsa commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che con delle relazioni che sono poi state approvate all'unanimità nella scorsa legislatura. Devo dire che sul piano normativo, con l'ultima legge che è stata approvata dal Parlamento, la numero 168 del 2023, proprio in contrasto alla violenza domestica, oggi noi in Italia abbiamo un buon quadro normativo. Un buon quadro normativo che deve essere applicato con competenza, con specializzazione e con formazione, soprattutto con formazione, perché dagli studi che sono stati fatti sia da parte del Consiglio Superiore della Magistratura sia da parte della scorsa Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ancora nel nostro paese si evidenzia una preparazione da parte di tutti gli operatori della rete molto frammentaria, un po' casuale, un po' a macchia di leopardo, senza l'individuazione di zone dove esistono dei modelli perfetti e accettabili. Tutto è perfettibile, ci sono zone dove le cose vanno meglio e altre dove invece bisogna lavorare molto. Devo dire che in questi anni è stato fatto molto dal punto di vista normativo e dal punto di vista dell'affinamento della professionalità e della competenza, perché questa è una professionalità e una competenza che non è unilaterale, che non proviene solo da un'unica scienza, cioè noi abbiamo bisogno di una formazione multidisciplinare. Faccio l'esempio dei magistrati, pubblici ministeri e giudici. Oltre ovviamente alla precondizione della conoscenza delle norme di diritto sovranazionale e nazionale, noi abbiamo bisogno di competenze che dobbiamo attingere da altre professioni. Per esempio, la caratteristica della donna che subisce violenza è una caratteristica di vittima molto particolare, ambivalente nei sentimenti, che si presenta male, confusa, anche ambigua nella narrazione. Questo tipo di conoscenza la si acquisisce, per esempio, facendosi formare, avendo l'umiltà di farsi formare da operatrici dei centri antiviolenza, piuttosto che da persone che lavorano su questi temi da molti e molti anni. Stesso discorso dicasi per competenze che possono attenere alla psicologia, al problema della sindrome della donna maltrattata, la conoscenza di che cos'è una diagnosi differenziale, eccetera, eccetera. Potrei fare mille esempi. Da questo punto di vista, proprio l'ultima legge che è stata approvata dal Parlamento pone un obbligo da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda il Tribunale di Milano, ho immediatamente emesso un provvedimento in tal senso, di necessità di questa specializzazione integrata. Quindi che cosa abbiamo bisogno e cosa ancora ci manca? Innanzitutto dico una banalità e mi scuso, ma questo del problema della violenza contro le donne non è un problema che si risolve solo nelle aule giudiziarie. È chiaro che quando c'è un intervento giudiziario deve essere un intervento competente, efficace, professionale, pronto, ma questo è un problema culturale che attraversa tutti i gangli della nostra società. È un problema storico, trasversale, interessa tutte le classi sociali. E c'è un fenomeno piuttosto preoccupante che io vedo dall'osservatorio del Tribunale di Milano, un preoccupante abbassamento dell'età degli autori di questi reati orientati dal genere, che sono sostanzialmente violenza sessuale
maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori. Perché nel Tribunale di Milano, cito dati statistici che abbiamo rilevato, nel 2023 il 45% degli autori di questi reati, quindi parliamo di procedimenti penali celebrati, appartengono nella fascia da 18 a 35 anni. Abbiamo quindi un problema, e qui torniamo alla prevenzione primaria, al problema, diciamo, dell'educazione al rispetto della diversità, prima fra tutte la diversità di genere, con interventi che secondo me devono essere meno spontanei e meno casuali nell'età scolastica, partendo, molti pedagogisti dicono, addirittura dalla scuola materna, dalla scuola elementare, per insegnare alle nuove generazioni innanzitutto l'abbattimento degli stereotipi che normalmente quelli della mia generazione hanno assorbito, non piangere come una femminuccia piuttosto che la principessa e il principe, l'azzurro e il rosa, stereotipi di questo tipo che non sono educativi sul piano di un'effettiva parità nell'ambito della diversità ovvia di genere. Ma poi bisogna lavorare molto sulle fasce adolescenziali, preadolescenziali, perché ci sono connotazioni di violenza che vengono perpetuate all'interno delle relazioni. Queste relazioni evidenziano ancora un rapporto proprietario dell'uomo nei confronti della donna, e questo rapporto proprietario è poi, direi, la causa assolutamente preminente negli eventi drammatici e terminali che sono i femminicidi, che hanno una chiave di lettura molto semplice nella loro drammaticità. C'è la scelta unilaterale di una donna di rompere una relazione affettiva che è divenuta tossica a causa della violenza. L'uomo non accetta la rottura di questa relazione, pone in essere un'escalation di violenza e alla fine pone in essere l'atto terminale. Devo dire che da questo punto di vista il Consiglio Superiore della Magistratura è molto attento, sta facendo delle rilevazioni su tutti gli uffici giudiziari per vedere le buone pratiche adottate, per capire se effettivamente la specializzazione nella magistratura cresce. Gli ultimi dati sono del 2021, noi abbiamo nel 90% delle procure almeno un pubblico ministero specializzato, questo dato deve crescere nel giudicante, dove il dato di specializzazione è attorno al 21-24%, quindi io spero che nel frattempo si sia consolidata la specializzazione. Proprio oggi ho incontrato una funzionaria del Grevio. Il Grevio è l'organismo di controllo del Consiglio d'Europa in applicazione della Convenzione di Istanbul, che ha iniziato la seconda valutazione dell'adeguamento della normazione italiana, delle buone pratiche italiane, e quindi in genere della risposta, attraverso un contatto preliminare con gli organi di governo centrale, perché nel 2024 l'Italia sarà oggetto di valutazione rispetto alla stretta osservanza dell'applicazione della Convenzione di Istanbul. Devo dire che la riforma che porta il nome dell'ex ministra Cartabia aiuta molto anche dal punto di vista della valorizzazione della violenza nell'ambito dei giudizi di affidamento dei minori, quindi nella valutazione dell'adeguatezza genitoriale laddove c'è espressione di violenza, perché noi molto spesso, e questo è un problema dei tribunali civili, non valutiamo e non pesiamo la situazione di violenza posta in essere, quella che chiamiamo violenza assistita, in presenza dei minori, quando si tratta di decidere nell'interesse del minore l'affidamento esclusivo o l'affidamento condiviso a entrambi i genitori. Un padre che esercita violenza in presenza dei figli non è un buon padre fin quando non riconosce la violenza agita e pone in essere di percorso di recupero. Devo dire che c'è molto da fare anche sul piano normativo, il trattamento degli uomini violenti alla nuova frontiera, anche per abbattere i rischi di recidiva, e quindi posso dire che la sfida reale è su un piano culturale, di risposta culturale complessiva di tutte le istituzioni, della comunicazione, delle agenzie di comunicazione, della quotidianità del comportamento, anche e soprattutto negli ambienti di lavoro. E sul piano giudiziario le cose stanno migliorando, c'è ancora molto da fare, ma io sono moderatamente fiducioso.
Io la ringrazio tantissimo per essere intervenuto oggi, il suo intervento è stato veramente, sì, mi dicono illuminante, è vero, sono d'accordo, quindi veramente grazie. Grazie. Grazie davvero. E lei ha parlato di stereotipi, io in effetti mi ricollego a questa parola che lei ha usato, perché trovo fondamentale che quando si parla di violenza di genere venga verbalizzato, venga declinato che cosa significa violenza di genere, cioè che si definisca il perimetro di quella che è la violenza di genere, da dove nasce, che cos'è, cosa è effettivamente violenza di genere. Quindi per definire i contorni di questa forma di violenza io passo la parola a un'attivista e scrittrice che si chiama Carlotta Vagnoli, che dovrebbe essere connessa da remoto, che da tantissimi anni si occupa appunto di questo. Buonasera, mi sentite? Sì. Perfetto, buonasera, è sempre un piacere intervenire dopo Roia, che ha fatto un intervento meraviglioso. Quando si parla di violenza di genere, e questo è un po' il mio ruolo qua stasera con voi, si parla anche di un grande sommerso che spesso nelle aule della politica non viene trattato e non viene compreso, ma anche da comuni cittadini e cittadine. Quando pensiamo alla violenza di genere, infatti pensiamo a tutte quelle manifestazioni esplicite che poi vengono riportate sui giornali, che ci arrivano dai casi di cronaca brutali. Eppure la violenza di genere è un sistema che avviene nella nostra società, che è prettamente patriarcale, che nasce proprio dalla stereotipizzazione, come accennava prima Roia. Quando si parla di stereotipi di genere si parla di una serie di regole non scritte che dovrebbero servire a semplificare i rapporti sociali, ovvero cercare di farci individuare le persone che noi ci stiamo trovando davanti. Nel caso dello stereotipo di genere avremo tutta una serie di regole che ci fanno capire l'appartenenza a una determinata parte sociale. Per esempio, gli stereotipi di genere sul genere femminile sono che le donne sono remissive, sono miti, che sono portate a dire il falso, che sono remissive, che possono essere appunto identificate come oggetti, i loro costumi sono indicativi della loro validità morale. Quando invece pensiamo a stereotipi di genere abbinati al genere maschile, pensiamo a virilità, forza, coraggio, modi bruschi, l'uomo non deve chiedere mai, insomma abbiamo una grande vastità di questi stereotipi che sono, come potete intuire facilmente anche voi, abbastanza opposti, e in questa opposizione di stereotipizzazione nasce proprio la violenza di genere. Per violenza di genere intendiamo tutta una serie di manifestazioni più o meno evidenti di questo squilibrio tra genere maschile e genere femminile. Ci sono moltissimi modi per cui questa violenza si trasmette e tramanda di generazione in generazione, ma anche da piccolo gruppo sociale a altro piccolo gruppo sociale. Infatti, per indicare la violenza di genere solitamente usiamo una piramide che si chiama piramide della cultura dello stupro, alla cui base ci sono tutta una serie di modi di dire, di parlare, di agire, che non fanno altro che appunto normalizzare questa differenza tra generi, per esempio il linguaggio sessista, oppure tutto quel linguaggio che rafforza la stereotipizzazione di genere, queste credenze basate sull'appartenenza di genere. Abbiamo la colpevolizzazione della vittima, altresì detta victim blaming, ovvero dare la colpa a chi ha subito il reato, del reato stesso, che è forse l'unico caso in cui avviene, non diremmo mai a una persona che ha subito un furto che se l'è andata a cercare, eppure con le vittime di violenza di genere succede. C'è lo slut shaming, ovvero la colpevolizzazione degli usi, dei costumi, della vita relazionale di una donna per usarla appunto contro di lei e emarginarla anche dai gruppi sociali o familiari a cui fa appartenenza o riferimento. C'è il gender pay gap, quindi uno squilibrio economico, e abbiamo tutta una serie di espedienti lessicali che si chiamano rape jokes, ovvero le famose battute, che battute non sono, sullo stupro, che sono proprio atte a cercare di validare, minimizzare il problema della violenza sessuale. Salendo in questa piramide, noi ci troviamo davanti a degli espedienti che sono già più manifesti, che possono essere riassunti sotto il cappello di sottomissione e rimozione della libertà della donna stessa. Abbiamo il catcalling, ovvero le molestie verbali che avvengono per strada, che sono una vera e propria manifestazione di violenza. Abbiamo lo stalking e gli atti persecutori. Abbiamo la condivisione non consensuale di materiale intimo, che non si chiama revenge porn, come è stato detto prima in aula, e ci tengo sempre a sottolinearlo, e dopo ne parlerà Valeria Fonte nello specifico. Abbiamo la violenza economica, abbiamo lo stealthing, che è una forma di coercizione riproduttiva, e abbiamo appunto anche la coercizione riproduttiva, di cui poi Federica Di Martino
Mancino ci parlerà ampiamente. Queste sono tutte una serie di manifestazioni che vengono individuate all'interno della nostra società, spesso non come violenza effettiva. Quando qualcuno è ossessivo e quindi commette magari stalking, lo pensiamo molto innamorato, il catcalling lo ragioniamo come se fossero dei complimenti. Quindi siamo ancora in una fase di manifestazioni della violenza che sono sottostimate da gran parte della popolazione. Il vertice di questa piramide invece è quello che fa vedere tutta una serie di manifestazioni della violenza che sono invece esplicite e arrivano fino alla cancellazione della donna stessa. Quindi parliamo di violenza sessuale, violenza domestica, violenza psicologica, violenza economica, quindi a non dare a disposizione della donna un conto corrente, tenerla appunto dipendente in una casa dal marito o dal compagno che sia. E poi in cima a questa piramide terrificante abbiamo la cancellazione della figura della donna, che è il femminicidio. Ora, questa grande piramide ci serve a capire una cosa sola fondamentalmente, e questo mio discorso voglio che porti solo a questo. La violenza contro le donne è una situazione che parte da basi culturali ed è molto ben radicata nella nostra società. Per individuare tutte queste variabili e manifestazioni c'è bisogno di fare prevenzione, perché abbiamo visto benissimo che tutto un comparto di leggi è sì utile, ma non è risolutivo. Io quindi, per finire e lasciare anche spazio a tutte le altre persone che verranno dopo di me, ci tengo a sottolineare una cosa. Quando si parla di un problema culturale, la risposta deve essere sì, politica, ma la politica non può ignorare la cultura in questo senso, e è per questo che c'è bisogno di una prevenzione fatta dalle scuole primarie, che deve comprendere educazione al consenso, educazione sessuale. La prevenzione non può sicuramente sottostare alle ideologie di partito, e questo ci tengo sempre a dirlo, perché si sta parlando tanto dell'educazione sessuale, che viene vista un po' come il demonio da tante persone. Sono forme di prevenzione efficace e sono forse le uniche davvero risolutive. Quindi vedremo insieme quali e quante sono quelle che possiamo attuare con i pochi fondi che abbiamo a disposizione, perché appunto ancora la violenza di genere è vista come un problema secondario, come diceva Carlini nella sua introduzione, e non un problema sistemico che ci riguarda tutte, ma soprattutto tutti gli uomini. Grazie. Grazie mille a Carlotta Vagnoli. Tra l'altro, questo discorso che fa Carlotta molto molto spesso in televisione, anche su vari canali di comunicazione, è sempre molto, secondo me, interessante da ascoltare, perché spesso si parla di violenza di genere ma non viene mai definito il perimetro di che cosa è violenza, e si tende sempre a pensare che la violenza sia solamente appunto schiaffi, stupro, ma evidentemente non è così, e bisogna partire dalla radice per sradicare appunto la radice della violenza e togliere via tutta la pianta, mettiamo così. Io voglio chiarire che, essendo l'intergruppo un luogo partecipativo che è stato creato apposta per questo, chiunque qui può fare domande, sia ai relatori, alle relatrici, ci sarà una parte finale, adesso ci saranno una serie di relatori e relatrici, dopodiché ci sarà una parte finale in cui chiunque può intervenire. Quindi questo mi premeva dirlo, e se ci sono domande potete assolutamente alzare la mano e farle. Quindi questo per me è importante dirlo. Quindi se non ci sono domande, ok? Io darei la parola ad Azzurra Rinaldi, perché per adesso abbiamo definito il perimetro appunto di quello che è la violenza di genere. Adesso io vorrei entrare un po' nel vivo di quali sono le varie forme di violenza. Come dicevo all'inizio, siccome la legge di bilancio è appena stata approvata, adesso non c'è margine per fare dei fantastici discorsi su quello di cui veramente avremo bisogno, però ci possiamo muovere nei margini di quello che possiamo fare senza aver bisogno di ingaggiare linee di spesa, che sono comunque cose fondamentali, che vanno fatte, perché anche queste sono cose che mancano e che si potrebbero e si dovrebbero fare. Quindi io do la parola ad Azzurra Rinaldi, che è economista e docente, e che ci parlerà appunto di violenza economica e delle lacune, precisamente in legge di bilancio, in questo proposito, e di quello che si dovrebbe e si potrebbe invece fare. Allora, grazie. Intanto buonasera a tutti e tutti. Io ringrazio la Presidente, la Senatrice Castelloni, ringrazio anche Flavia Carlini per avermi voluta qui questa sera. Io sono un economista, quindi vi porto un po' di dati, perché si faceva cenno alla violenza economica e si diceva, giustamente tu Flavio dicevi, dobbiamo partire dalle basi, no? Sradicare le motivazioni più profonde. Ma la verità è che in un sistema di produzione capitalistico, quale è quello in cui tutti e tutti ci muoviamo, il denaro è uno strumento, e non è uno strumento di potere sulle altre persone, ma è uno strumento di potere di scelta rispetto alle nostre vite. Le operatrici dei centri antiviolenza lo indicano come uno dei principali motivi per cui si ritarda anche l'accesso a questi centri, perché la donna che subisce violenza
correttamente si pone una domanda e la prima domanda è: ma io stasera dove dormo? Ma che do da mangiare ai miei figli e alle mie figlie? No, quindi la matrice è una matrice che è profondamente economica in tutto questo sistema in cui il denaro viene utilizzato come leva anche di potere. Allora, i dati per il nostro paese sono dati sconfortanti sempre. Adesso io me ne rammarico, però devo aggiungere un peso emotivo, no? In una cornice che è chiaramente è già quella che è. Noi abbiamo, secondo Eurostat, e sono i dati più recenti a nostra disposizione, un triste primato, cioè l'occupazione femminile più bassa in Europa, con differenziale peraltro di 20 punti percentuali quasi sempre stabili fra donne e uomini. Quindi quando si dice vabbè, ma sono tutti così, anche gli uomini hanno un tasso di occupazione basso, no, gli uomini hanno comunque strutturalmente il 20% in più. Abbiamo un gap salariale, quindi prima, no, si parlava del gender pay gap, qui abbiamo delle persone che magari non sono avvezze ai dati o non amano i dati, però invece i dati ci aiutano, e abbiamo i dati dell'INPS, che ha un osservatorio sui dipendenti privati, che ci dice che su uno stipendio medio basso, peraltro, perché in Italia ha un salario medio molto basso rispetto agli altri paesi, il salario medio si aggira attorno ai 22.000 euro pro capite annui, e abbiamo un differenziale salariale di 8.000 euro, cioè gli uomini guadagnano 8.000 euro in più rispetto alle donne. Abbiamo un problema di dimissioni, questi sono dati recentissimi perché arrivano a consuntivo di anno chiaramente, e quindi abbiamo tutti i dati più recenti. In questo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci dice che in Italia il 73% delle dimissioni richieste e accettate nell'ultimo anno è stato da parte di donne lavoratrici madri, perché semplicemente, non essendoci le infrastrutture, non sanno a chi lasciare i figli. E per una questione che è squisitamente culturale, l'idea della condivisione, no, della genitorialità non passa proprio, quindi nel senso che se non so io come gestirmi i figli, chiaramente lascio il lavoro. Aggiungerei: una lavoratrice su tre è in part-time, 32% per la maggior parte part-time non volontario, e quindi sempre perché poi alla fine il nodo centrale della maternità, e torno su questo tema della maternità perché è un tema che in legge di bilancio, no, su cui in legge di bilancio si è fatto molto rumore, e in realtà la maternità è fortemente penalizzante per le donne italiane sul mercato del lavoro, non solo per le donne italiane ma per le donne italiane moltissimo. Noi siamo un paese del G8, quindi voglio dire un paese del G7 ancora. Quindi è chiaramente un tema. Tutto questo che cosa ci dice? Che si creano tutti quegli elementi di contesto per cui noi abbiamo una sovraesposizione delle donne italiane a rischio di violenza economica. Violenza economica che è un comportamento di controllo, ci dice la letteratura internazionale, sulla possibilità di una persona di produrre o gestire il proprio denaro. A questo si aggiungono gli ultimissimi dati dell'OCSE, che sono dati per l'Italia devastanti. L'OCSE ci parla di dipendenza economica, è più leggera rispetto alla violenza economica. Significa, ad esempio, quando noi chiediamo alle donne: ma la tua famiglia ha delle esposizioni finanziarie, no, di lungo termine? E le donne ti rispondono: non lo so, se ne occupa mio marito. No, quindi tu non sei consapevole nemmeno degli impegni familiari, dei carichi familiari, non sei in grado in autonomia di far fronte ad uno shock finanziario, che può essere una banalità come quando si rompe la lavastoviglie e tu, siccome non guadagni da sola, non sei, anche se sei adulta, non sei indipendente nella scelta e devi chiedere cortesemente: possiamo chiamare qualcuno, mi dai i soldi per pagare qualcuno? E c'è una delega strutturale di tutti i temi che riguardano il denaro ad un'altra persona. Se mettiamo insieme questi tre fattori, dei quali già ciascuno preso singolarmente a me dai brividi dietro la schiena, se li mettiamo insieme, ci dice OCSE, nell'ultimo anno il 22% delle donne italiane si trova in una condizione di dipendenza finanziaria. Se esagero un po' e me la prendo un po' larga, significa che se andiamo a prendere un aperitivo con altre tre amiche, una di noi quattro è in una situazione di dipendenza economico-finanziaria. Allora, ecco qual è la cornice della violenza, perché se io non ho il denaro per decidere sulla mia vita e su quella dei miei figli, non ho il denaro per decidere se rimanere in una relazione perché magari per me è virtuosa, o invece se andarmene perché la relazione, ma soprattutto la persona con cui ho la relazione, è una persona tossica, questo chiaramente, no, crea tutti quei fattori strutturali per cui io sono maggiormente sovraesposta rispetto alla violenza. Aggiungo giusto due note. La prima è che viene fatto passare tutto questo con un messaggio
quasi romantico, no? Cioè le donne che si affidano all'uomo perché l'uomo provvede per te, ok? Allora, e questo è squisitamente culturale. Il denaro è una cosa, l'amore è un'altra questione. Io sono certa che ciascuno e ciascuna di noi sia in grado di trovare un altro modo per dimostrare amore al proprio partner o alla propria partner, che non sia quello invece di gestire il suo denaro, no? Di allontanarla dalla gestione del denaro. E ancora di più, visto che parliamo di maternità e natalità, e avete visto nella manovra di bilancio c'è questo tema della maternità che torna più e più volte, in realtà tutta questa gestione in cui le donne non lavorano, lavorano in part time, fanno gestire il denaro ai propri partner, in realtà non ha nessun impatto positivo sulla natalità. Cioè l'immagine della mamma che sta a casa e si prende cura dei 5 bambini non esiste, scollegato dalla realtà quotidiana della vita delle famiglie, in particolare delle famiglie italiane. Le famiglie monoreddito non sono in grado semplicemente di permettersi di fare figli, già uno è molto, figuriamoci 2, immaginatevi 3. Allora, tutto questo ci fa pensare perché? Perché da un lato la manovra ha eliminato il bonus per le imprese che assumevano donne e giovani. E questo è drammatico, non ne stiamo parlando abbastanza. Cioè questa era una misura che consentiva alle imprese di ottenere dei benefici fiscali se assumevano donne, giovani, e considerate che in generale la categoria delle giovani donne è quella che in assoluto è più fragile in tutti i paesi e anche nel nostro. Invece abbiamo deciso di mettere magari misure a favore delle madri di 3 figli. Ora io casualmente sono una madre di 3 figli, ma questo non significa niente perché noi siamo il 6% del totale delle donne che lavorano, quindi siamo veramente pochissime. Vado a chiudere. Non c'è molto che possiamo fare in questo momento, no? Si diceva, perché ogni voce, ogni attività chiaramente prevede delle voci di spesa. Il lavoro che va fatto in realtà, che è un lavoro di revisione, ma anche probabilmente di utilizzo migliore dei fondi del PNRR, può essere un lavoro fatto invece su una maggiore attenzione all'occupazione delle donne e all'imprenditorialità delle donne, piuttosto che invece questi sostegni un po' che catturano i titoli dei giornali ma sono poco efficaci su una presunta maternità. Grazie. Innanzitutto grazie mille, Azzurra Rinaldi. C'è una domanda forse? Prego. Grazie mille, buonasera a tutti. Mi presento, sono senatrice Elena Sironi del Movimento 5 Stelle. Perdonatemi se intervengo ora un po' di corsa, ma devo andare a prendere un treno, però ci tenevo a contribuire a questo incontro. E prendendo la palla al balzo dell'ultimo intervento, oggettivamente l'elemento economico è fondamentale. Io prima di essere senatore sono un avvocato civilista e ho trattato anche temi di diritto di famiglia e spesso mi è capitato di incrociare situazioni in cui la situazione della famiglia, della donna che si rivolgeva a me, era in un equilibrio precario che si manteneva solo perché la donna non si ribellava. E intervenire con un'azione legale in una situazione del genere è molto pericoloso, cioè bisogna muoversi veramente con estrema attenzione, perché se fai crollare quell'equilibrio precario, chi ci va di mezzo è la donna e sono i figli. E quindi ho presentato un emendamento alla legge di bilancio volto proprio all'incremento dei fondi a favore delle case rifugio, perché se una donna si rivolge a me perché ha intenzione di ribellarsi a una situazione, io devo immediatamente poterle garantire un posto sicuro dove andare con i figli, diversamente questa donna non potrà conquistarsi la libertà. Volevo fare una puntualizzazione. A fine novembre è stata approvata una legge, cosiddetto codice rosso rafforzato, che contiene degli elementi a mio avviso importanti ed è stata chiaramente votata all'unanimità. In sostanza il procuratore della Repubblica ha il potere di togliere l'assegnazione di un caso se non rispetta il termine dei 3 giorni entro cui audire la vittima piuttosto che il denunciante. E questo è un fattore molto importante. E quindi lo può togliere a quel magistrato e assegnarlo a qualcun altro, perché la sottovalutazione delle denunce, ahimè, è quello che vediamo con grande frequenza accadere. E quindi
la formazione dei magistrati con sezioni speciali rivolte a questi casi e il potere del procuratore di togliere il caso a chi non si comporta. E inoltre c'è un report trimestrale che il procuratore deve fare sulla propria corte d'appello e che deve poi mandare al procuratore presso la Corte di Cassazione semestralmente, in modo che venga monitorato l'andamento della magistratura nella trattazione di questi casi. E mi sembra una cosa importantissima che volevo comunque sottolineare. Grazie. Grazie mille senatrice. Io mi riallaccio tra l'altro a una parola che ha detto lei, la sottovalutazione della violenza, no? E forse una domanda fondamentale da porci è da dove viene la sottovalutazione della violenza. Io sono convinta che una grandissima parte della sottovalutazione venga dai media, dai mezzi di comunicazione che fomentano i negazionisti della disparità, spesso facendo eco a quelle che sono le rivendicazioni e la strumentalizzazione della politica, che racconta di una violenza di genere solamente superficiale, ma non va a raccontare di quella che è realmente la violenza di genere. Spesso lo fa per farsi promotore di grandi iniziative approvate che in realtà sono, come abbiamo visto, spesso insufficienti, anzi ce lo dicono i dati, non è che l'abbiamo visto. Quindi insomma questa secondo me è una cosa fondamentale, mettere l'accento su quello che è il ruolo dei media nella violenza, perché le parole sono letteralmente il modo in cui leggiamo il mondo e noi ad oggi leggiamo il mondo in modo sbagliato, non vediamo la violenza che quotidianamente c'è. Quindi io penso che il tema della comunicazione sia enorme. Esiste una cosa che si chiama Manifesto di Venezia, che si occupa di, diciamo, dice come si parla e come non si parla di violenza di genere, ed è una cosa che è stata firmata da tantissimi giornalisti e giornaliste, ma che le redazioni non adottano le redazioni televisive, le redazioni giornalistiche, è una cosa che non viene presa in considerazione. Quindi io farei fare un intervento molto molto importante a Barbara Romagnoli Bonomi su questo, che è qui presente in stanza, che è giornalista e attivista, nonché ricercatrice indipendente di studi di genere, che ci parlerà proprio dei ruoli, del ruolo dei media in tutta quella che è la violenza di genere. Le passo la parola. Deve premere la faccina con... Può venire qua, non c'è problema. I poteri forti. Vicino a te. Allora, buonasera a tutte e a tutti, e ringrazio le organizzatrici per questa assolutamente fondamentale iniziativa e dico subito che andrebbero moltiplicate, quindi usciamo da qui con l'idea di moltiplicarle. Flavia prima di me ha nominato il Manifesto di Venezia, che non solo è stato siglato da tante colleghe e colleghi, ma è stato anche sottoscritto dall'Ordine delle giornaliste e dei giornalisti. Io vorrei riprendere un attimo il filo di Roglia e Vagnoli che mi hanno preceduta, perché hanno detto fondamentalmente molte cose che non andrò a ripetere, perché il problema grande del fenomeno della violenza è che nel suo essere strutturale fa sì che a relazioni tossiche spesso e volentieri corrispondano narrazioni tossiche. È un po' abusato effettivamente questo aggettivo negli ultimi tempi, però c'è necessità ancora di usarlo se pensiamo che fino a pochi anni fa la parola femminicidio non veniva usata perché si riteneva fosse cacofonica, come la metà delle parole del nostro dizionario, però in quel caso ancor più sentito, no? questo aspetto. E quindi le parole sono importanti. Il Manifesto di Venezia ci dice non solo come non dovremmo raccontare più la violenza, cosa che invece si continua a fare, rivittimizzando le persone che l'hanno subita, con dettagli morbosi che vanno anche per esempio a intaccare tutto il tema della violenza assistita, per cui spesso ci sono dettagli irrilevanti, no? Sulle persone attorno a chi ha subito violenza, ma soprattutto abbiamo degli strumenti facilissimi e a basso costo, anzi a costo zero,
che se utilizzati potrebbero far cambiare quella cultura di cui parlava giustamente Roia, perché il problema è assolutamente culturale, oltre che economico, sociale e politico. L'italiano ci permette, ad esempio, di utilizzare un linguaggio sessuato e non sessista. Questo aspetto viene continuamente ritenuta una velleità delle femministe, che è un'altra parolaccia che si usa poco nell'opinione pubblica, al pari di femminicidio e altri termini. Invece sappiamo, ce lo dice la storia dell'umanità, dall'inizio della filosofia umana, sappiamo che le cose e gli oggetti, le persone non esistono se non vengono ben nominate. Quindi nominarsi al femminile, puntare l'accento sull'uso del linguaggio sessuato e non sessista, significa fare il primo passo fondamentale, a partire appunto poi dalla prima età, e significa utilizzare uno strumento che veramente non costa niente ed è semplicemente abitudine. Le linguiste e i linguisti ci dicono anche che la lingua è qualcosa di vivo, che cambia con l'utilizzo. Quindi è vero, utilizzavamo il latino tanto tempo fa, adesso non lo utilizziamo più, abbiamo un'altra lingua che nella fattispecie è sessuata, perché questo è un problema proprio di grammatica italiana che a me, diciamo, spesso no, fa venire un po' di, come dire, prurito sulle mani, perché quando i colleghi nelle redazioni, soprattutto i colleghi uomini, ma anche tante colleghe donne, insistono nel dire il ministro è incinta, o appunto a nominare al maschile tutta una serie di ruoli, guarda caso, apicali, in qualche modo disattendono la grammatica italiana, prima ancora di tutto il resto. Quindi io direi che partiamo da lì e partiamo anche da altri strumenti che ci sono in giro nel nostro paese, perché nonostante appunto i media mainstream non ne parlano, c'è un gran pezzo di società civile, di base partecipativa, no? Come abbiamo detto finora, che ha già messo in campo degli strumenti facili che andrebbero però appunto diffusi. Quindi poi qui chiedo alla senatrice, all'intergruppo, come possiamo fare affinché poi con un minimo di pressione si riesca a farli arrivare su tutti i tavoli delle redazioni, ma anche sui tavoli della magistratura, sui tavoli delle forze dell'ordine, perché quando le donne vanno a fare una denuncia e dall'altra parte non ricevono quell'accoglienza che dovrebbero ricevere, a volte passa anche per le parole. E di questo, diciamo, sono testimone, perché mi è capitato una volta di portare una donna in un commissariato e assicuro che le parole che ha ricevuto indietro erano totalmente sopra le righe e completamente irrispettose. E ve ne nomino due o tre di strumenti, anche per velocità, non voglio rubare troppo tempo, però da circa 10 anni con un'associazione di giornaliste e quindi un'associazione di categoria portiamo in giro per l'Italia due librini che sono anche online, che sono uno appunto Donne, Grammatica e Media, che è proprio un piccolo bignami di come la lingua italiana si può utilizzare facilmente e far sì che le donne vengano riconosciute anche in tutti quei luoghi dove ancora per il gender gap non siedono, non ci sono. E poi appunto Stop Violenza, le parole per dirlo, che è tutto un elenco di come non andrebbero fatti i titoli, di come non andrebbero messe certe foto, certe immagini, perché la cultura poi si nutre di questo, no? Si nutre di quello che diciamo, di quello che vediamo, di quello che andiamo a riportare anche in chiave simbolica. Poi ci sono i movimenti femministi e delle donne che in questo paese sono molto attivi, che sono rinati con il grande movimento internazionale Non Una di Meno, che da qualche anno hanno prodotto un piano femminista contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, che anche qua dentro ci sono degli strumenti molto facili che si possono diffondere nelle scuole e in tutti i luoghi possibili. E poi ci sono le ONG, cioè le organizzazioni non governative, che lavorano soprattutto sull'aspetto anche della salute sessuale e riproduttiva, e di recente Aidos, con un progetto europeo, perché l'Europa su questo sta molto più avanti del nostro paese, ha prodotto un librino, Comunicare oltre gli stereotipi, estremamente facile e bello, che appunto sono strumenti estremamente fruibili. Grazie. E che non si capisce, esatto, che appunto, quindi rispetto anche al problema dei fondi, diciamo, no, si tratta solo di veramente prenderli, distribuirli, farli conoscere e aiutare anche quel pezzo di, diciamo, come giornalista io penso che abbiamo una grandissima responsabilità nel nostro paese. E ricordo anche che sono importanti che alcune iniziative possano partire dalla base, penso alla lettera che è stata inviata alla RAI all'indomani di quella trasmissione indecente dopo che c'era stato lo stupro di Palermo, ma penso anche ai giornali di questo inizio anno,
che hanno fatto un pessimo racconto dello stupro che c'è stato qui a Roma la notte di Natale, di cui si è ancora parlato pochissimo, perché poi a un certo punto ho visto che la narrazione era stata proprio completamente sballata, per fortuna si è dato, diciamo, come dire, una moderazione. Ecco, sostenete anche quel pezzo di giornalismo in Italia che esiste, che cerca da tempo di fare un altro lavoro, perché purtroppo i media mainstream su questo sono ancora molto molto fermi. Lo dico anche come partecipante al gruppo Donne in Media di Agicom, facciamo veramente fatica a far capire che, per esempio, l'Agicom è un'autorità che può essere interpellata dalle cittadine e cittadini. Cioè, molte persone nel nostro paese non sanno che c'è uno strumento così importante come l'Agicom, che può chiaramente poi intervenire, no, da un punto di vista anche sanzionatorio, su tutte quelle redazioni che fanno appunto un pessimo lavoro di narrazione. E mi fermo qui. E vorrei intervenire, se permettete, un attimo. Io ho studiato scienza della comunicazione e seguo molto anche i programmi che fa Augias. Io è tutto il tempo che sento dire media, è sbagliato, perché è una parola che viene dal latino, si dice media. Molte volte, sì, ci hanno corretto in classe e anche Augias in televisione, quando intervengono i ragazzi nelle sue trasmissioni, dice: la prego, dica media. Va bene. Tutto qua. Sì. Un secondo. Deve spegnere il microfono. Sì, ora sì. Ora? Ok. Sì. Buonasera, io sono Asmeret e ringrazio sia Flavia che la senatrice per questa opportunità. Due parole volevo aggiungere a quello che ha appena detto la relatrice, che è andata via per peccato. Azzurra Rinaldi. Sì. Io volevo aggiungere due righe, due sottilissime righe, e cioè che le donne straniere, io parlo ovviamente perché da donna straniera, però cresciuta in Italia, le donne straniere, oltre ad avere il peso economico, hanno anche quello del documento. Molte donne vengono qui perché, per il ricongiungimento familiare. La maggior parte delle donne sono soggette a violenze tramite il partner o ex partner all'interno delle mura di casa, oppure sono anche figlie. Molte di queste purtroppo sono legate al documento, perché vengono qui come ricongiungimento familiare e quindi sono legate anche alla parte economica, al lavoro del marito. Spesso non denunciano per questo motivo. Le donne devono sapere, le donne straniere, va comunicato ancora più, con una voce molto più alta, che possono denunciare e che denunciando non rischiano di perdere il diritto ad avere un permesso di soggiorno. Abbiamo dato la cittadinanza onoraria a una ragazza che è morta in Veneto. Non la voglio nominare perché mi sembra una mancanza di rispetto, ma la cittadinanza è arrivata dopo che lei è morta. Se lei l'avesse avuta prima, magari lei poteva autodeterminarsi e uscire da quella che è una cultura che purtroppo molti genitori e parenti più grandi conservano ancora. Io questo chiedo: dateci l'opportunità di autodeterminarci prima che siamo sottoterra, perché un riconoscimento del genere post mortem non serve né a noi e neanche a tutto il resto delle nostre sorelle italiane. Aggiungo una cosa sull'onda di quest'ultimo intervento. Fate caso, nella narrazione appunto dei media, come giustamente ci ricordava la signora, anche all'intreccio tra sessismo e razzismo. I due pesi e le due misure rispetto a, appunto, quando l'uomo che ha agito violenza è un uomo italiano e quando è un uomo straniero. Peccato che più dell'80% delle violenze in Italia, di varie forme, prima ancora di arrivare al femminicidio, sono per mano di uomini italiani. Quindi fate caso, come cittadinanza attiva c'è bisogno, da questo punto di vista, veramente anche di un risveglio, no? Cioè di non essere più passivi rispetto a queste narrazioni, perché è veramente un intreccio estremamente sottile, molto molto pericoloso, ed è quello poi che forma le nuove generazioni. A me ha colpito molto il dato che ha riportato il dottor Roglia, perché il fatto che ad agire violenza siano ragazzi sempre più giovani ci dovrebbe interrogare rispetto proprio al futuro complessivo del nostro paese.
Aggiungo che l'informazione, quindi per quanto riguarda l'intervento che è appena stato fatto, nonché l'intervento di Barbara Romagnoli Bonomi, l'informazione è gratuita, cioè questa è la classica cosa che non comporta una linea di spesa. Tra l'altro Barbara Romagnoli chiedeva a Marilena Castellone appunto che cosa si può fare per far arrivare queste cose che esistono, cioè questi documenti che concretamente già esistono sul tavolo di chi crea la comunicazione comune. Ok, rispondi appena perché non ho il microfono. Perfetto. C'era una domanda, sì? Ha il microfono spento. Ok, grazie. Mi occupo di reati, essendo avvocato penalista, e ho quindi una percezione ad ampio spettro, cioè è capitato che difendevo imputate, accusati di reati contro le donne, ma anche persone offese, quindi donne stesse vittime di violenza, per cui penso che di poter dire fare alcune osservazioni. Molto è stato fatto, è stato detto dal punto di vista, diciamo, dell'intervento immediato, cautelare, il codice rosso, 3 giorni per procedere all'interrogatorio, proprio per evitare che alcune condotte possano poi rapidamente integrare ipotesi sempre più penalizzanti, sempre più pesanti per la vittima. E tuttavia non si è parlato nemmeno oggi di cosa succede dopo, perché è vero che la misura cautelare è fondamentale, braccialetto, arresti domiciliari, se non il carcere nei casi più gravi e pericolosi, e tuttavia c'è un dopo, perché se il processo non si svolge in tempi ragionevoli, ragionevolmente brevi in questo caso, pure la misura cautelare può essere insufficiente, perché ci sono dei termini, ovviamente, prima che si celebri il processo non si può tenere in prigione o ai domiciliari 3, 4, 5 anni l'autore di certe condotte, perché se non si arriva a sentenza di primo grado, ma soprattutto definitiva, perché ricordiamo che la presunzione di innocenza vale fino all'ultimo grado, quindi si può arrivare fino alla Cassazione. Se passano troppi anni, e purtroppo nelle nostre aule di giustizia vediamo che in alcuni casi si è rapidi, in alcuni tribunali, in altri, semmai limitrofi, avviene il contrario, cioè sono troppo lenti a celebrare i processi, per cui la forza di deterrenza della sanzione penale non può essere sottaciuta, cioè è un aspetto fondamentale, per cui se l'autore di certe condotte sa che col tempo, non dico la passa franca, ma ha molto tempo a disposizione per continuare o comunque sapere di non essere punito, di non essere sanzionato in modo definitivo con la giusta pena, si crea nella società, nella collettività, quasi una presunzione di farla franca, una possibilità di farla franca che non ha certamente, non riesce a fungere da deterrenza appunto per le ipotesi di reato che abbiamo nel nostro ordinamento e che sono efficaci anche dal punto di vista sanzionatorio, ma devono essere effettive e in tempi ragionevoli. Grazie. Abbiamo parlato di vari aspetti della violenza di genere, un aspetto che però mi preme sottolineare, di cui si parla molto raramente in realtà quando si parla di violenza di genere, è chiarire che la violenza di genere passa anche per la coercizione riproduttiva e raccontare la necessità di enti, di osservatori che effettivamente garantiscano l'accesso per esempio al diritto d'aborto. Quindi qui abbiamo Federica Di Martino, che è psicoterapeuta e attivista per i diritti riproduttivi, che si occupa da sempre di questi temi, possiamo dire, a cui passo molto volentieri la parola. Eccoci, grazie mille innanzitutto. Allora, nel novero delle violenze di genere rientra anche la violenza riproduttiva, intesa nei termini di coercizione, manipolazione e ostacolo all'autodeterminazione riproduttiva, che contempla dunque anche la scelta di non riprodursi. Nell'ultimo report di dicembre del 2023, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha segnalato in ben 12 punti le mancanze del nostro Paese in materia di giustizia sessuale e riproduttiva, in particolare rispetto al difficile accesso all'aborto
morto, nonostante la presenza di una legge, che è la 194 del 78, che ad oggi purtroppo risulta totalmente inattuale e inefficace per la garanzia di questo diritto. Lo smantellamento dei consultori, e voglio aggiungere di tutti quegli spazi pubblici autogestiti per il contrasto alla violenza di genere, come vediamo da anni ad esempio per lo spazio di Lucia Isiesta, che è continuamente sotto attacco. Il mancato accesso alla contraccezione e la difficoltà di assistenza sanitaria per donne con background migratorio. Violenza riproduttiva, che è quindi violenza di genere, il fatto che nonostante l'aborto sia stato depenalizzato e abbia una legge che lo regolamenti, la percentuale media di obiezione registrata dall'ultimo report ministeriale, che ricordiamo essere giunto a noi con 9 mesi di ritardo a seguito di numerose interrogazioni parlamentari, tra le quali quella della senatrice Cucchi, a cui ho partecipato personalmente, con dati sempre parziali, arrivi ad una media del 79% nel Sud Italia. E lo voglio specificare, il Sud Italia non è una leggenda metropolitana, ma esiste e resiste, sebbene una violentissima proposta di legge sull'autonomia differenziata voglia silenziarlo del tutto. E anche per questo ringrazio la senatrice e tutto quello che è il posizionamento del Movimento 5 Stelle rispetto a questa proposta di legge. Violenza riproduttiva è l'imposizione dell'obbligo di 7 giorni di riflessione se si sceglie di abortire, negare l'accesso a un servizio dignitoso alle persone cui i vissuti vengono silenziati a causa di un forte stigma sociale, per cui ancora oggi l'aborto è un tabù. Abbiamo abortito, esistiamo e oggi vogliamo parlare noi. Violenza riproduttiva è l'inserimento nei luoghi della salute pubblica, laica e tocca dire anche antifascista, che non è una parolaccia e che tocca ribadire alla luce del fatto. Grazie. Tocca ribadire alla luce del fatto che vediamo campeggiare busti del Duce anche all'interno dei reparti ospedalieri, così come violenza riproduttiva, la presenza di gruppi antiabortisti, così come violenza riproduttiva è ritrovare quegli stessi gruppi antiabortisti fuori dagli ospedali ad accogliere le donne che vogliono abortire con cartelli colpevolizzanti e violenti. Violenza riproduttiva sono altresì tutte quelle ricerche di genetica medica volte a minare la decisione autodeterminativa, quelle che invitano una procreazione responsabile, quelle che riconducono l'autismo, la disabilità a una vita di serie inferiore. Violenza riproduttiva è la mancanza di educazione sesso-affettiva, la coercizione contraccettiva, che vede una profonda disparità regionale nell'accesso, nonché un carico economico ed esclusivo ad appannaggio delle donne. Agli uomini vanno spiegate parecchie cose, tra cui che noi donne non restiamo incinte per gemmazione e che la corresponsabilità contraccettiva passa anche dai costi, nonché il consenso sulle pratiche da utilizzare, che sarebbero alla base. Violenza riproduttiva, che ricordiamo è violenza di genere, continuare ad escludere dal novero dei diritti sessuali e procreativi persone trans e non binarie, donne con disabilità intellettive o disturbi psichiatrici, che sembra quasi non abbiano desideri sessuali e non vengono accompagnate e sostenute nei percorsi di consapevolezza. Violenza riproduttiva è anche non avere test di gravidanza efficaci per le persone grasse e nessuna ricerca medica che ci guidi in un percorso sicuro per quello che è l'aborto. E allora ripartiamo dalle voci e dalle storie delle persone attraverso degli osservatori permanenti che permeino i luoghi della salute e che permettano di interrogarci non solo sul cosa ma anche sul come delle cose, perché la dignità passa anche da come le persone vengono trattate. Partiamo dal lavoro di piattaforme di mutualismo dal basso, come quella che gestisco, il Bugio Abortito e Sto Benissimo, ma anche piattaforme come Obiezione Respinta, Libera di Abortire, realtà che da anni fanno una cosa molto semplice ma molto indicativa: fare quello che dovrebbero fare lo Stato e le istituzioni. E direi che è arrivato il tempo che quello Stato e quelle istituzioni comincino a responsabilizzarsi e collaborare. Pensiamo a proporre informazioni chiare e semplici, l'istituzione ad esempio di un numero verde, uno sportello di ascolto anche telematico, che permetta di offrire delle informazioni chiare a chi sceglie di interrompere una gravidanza, anche per contrastare quella che è la disinformazione violenta di gruppi e movimenti antiabortisti, che lo fanno anche grazie a dei fondi abbastanza cospicui. Redare documenti ufficiali con un linguaggio inclusivo che non parli solo di donne ma anche di persone e soggettività. Pensiamo a interventi che possano regolare l'azione di propaganda dei movimenti e gruppi che vogliono negare i diritti e dunque anche il diritto all'aborto,
mutuando gli esempi virtuosi di paesi europei come la Spagna, che ha varato una legge per vietare azioni che possano dissuadere le scelte riproduttive, o la Francia, che punisce chi diffonde informazioni sbagliate e o immagini non aderenti alla verità della comunità scientifica. È un lavoro che per anni ci ha visti ai margini, relegate, ieri come oggi, ad aspirare a una cosiddetta mistica della maternità, come auspicato dalla senatrice Mennuni e da gran parte dell'attuale maggioranza. Oggi però abbiamo scelto di prendere corpo e voce. Abbiamo abortito, io ho abortito. Abbiamo scelto di avere figli senza rinunciare in alcun modo alle nostre aspirazioni, pretendendo la responsabilità dello Stato, perché di contentini sociali non ce ne facciamo più niente. Abbiamo scelto di non volere figli senza per questo essere giudicate, colpevolizzate o sovraccaricate, anche in ambito lavorativo. Abbiamo scelto inoltre di non farci più raccontare da altri, vivere nella vergogna, nasconderci di fronte al timore impietoso della tagliola del giudizio, perché esistono i nostri corpi, esiste il diritto al piacere sessuale ed è strano che se ne debba parlare all'interno di quest'aula, ma è proprio da qui che bisogna partire, perché si parla di consenso, accesso gratuito agli strumenti che possano favorire l'autodeterminazione soggettiva di ogni persona. Grazie. Colgo la palla al balzo dell'intervento di Federica Di Martino per rilanciare magari successivamente la domanda che aggiungo alla senatrice Castellone che avevamo fatto prima. Cioè, Federica Di Martino, così come tutte le realtà che ha citato, sono un'enorme raccolta di dati su quelle che sono tutte le associazioni, gli enti, le entità che impediscono il diritto all'aborto, concretamente impediscono il diritto all'aborto, lo ostacolano, fanno una narrazione falsata, diffondono disinformazione. Ecco, Federica Di Martino è parte dell'intergruppo, quindi sarebbe secondo me necessario istituire un osservatorio che poi pubblichi quelli che sono i risultati di questi dati, cioè ci sono delle entità, degli enti che impediscono concretamente l'aborto e tutta la disinformazione del caso. Quindi questa è una cosa di cui si può occupare l'intergruppo, perché qui abbiamo persone che hanno tutti questi dati. Quindi la domanda che poi rilancio per dopo è: come concretamente si può ufficializzare questo osservatorio, un osservatorio che si occupi di questo, i cui dati però poi vengano divulgati, cioè che non rimangano tra di noi, così che possano concorrere a fare una corretta informazione sul tema. Quindi io questa la rilancio per dopo e c'era una domanda. Ok. Sì, il microfono, per favore. Può venire qua? Può venire qua vicino a me. Grazie mille. Allora, è molto stimolante e bellissimo questo incontro. Io sono Rosalba Taddeini e sono la referente dell'Osservatorio Nazionale sulle violenze contro le donne con disabilità. Allora, si parla di comunicazione, si parla di diritto alla salute riproduttiva e sessuale. Noi, di Differenza Donna, scusatemi, della ONG Differenza Donna, noi lavoriamo moltissimo sul campo e ci rendiamo conto delle donne in generale, ma io nello specifico mi occupo di donne con disabilità, che l'accesso alla sessualità, all'accesso alla vita indipendente, l'accesso all'amore, gli è praticamente negato. Le donne con disabilità è come se fossero angelicate, oppure molto spesso vengono somministrati, si chiama sterilizzazione coercitiva, dei contraccettivi senza spiegare che cosa significa avere un contraccettivo, senza sentire lei se vuole diventare madre. Nel momento in cui arriva ed è segnalata perché ha una disabilità all'interno di un ospedale per diventare madre, perché sta facendo il bambino, gli viene praticamente tolto alla nascita e lo rivede magari forse 40 giorni dopo. Sono esperienze che noi facciamo tutti i giorni. Si parlava di linguaggio, quanto si parla di indagine Istat delle donne con disabilità del 2014, il primo dato disaggregato rispetto alle donne con disabilità. Il 72% delle donne con disabilità ha subito nell'arco della propria vita una violenza, ma in realtà noi ci accorgiamo, leggendoli,
che donne con disabilità, per esempio sordità, non hanno potuto rispondere a questa domanda, perché la domanda viene fatta tramite telefono, quindi penso che non siano 70, no? Non se ne parla proprio di donne con disabilità. Noi come associazione abbiamo fatto un'analisi, ci siamo accorte che le associazioni per i diritti delle persone con disabilità si sono sempre occupati dei diritti degli uomini e i movimenti delle donne, di cui faccio parte, si sono sempre occupate di donne normotipiche, bianche, poi siamo passate alle immigrate, alla tratta, e le donne con disabilità ancora oggi non vengono menzionate all'interno dei centri. Non ho la rampa, ma non è la rampa quello che fa la differenza, fa l'accoglienza, il sapere che esiste e quella donna lì ha le difficoltà che tutte le donne provano. Questo. E niente, basta. Grazie. Tra l'altro questo punto che ha sollevato è estremamente vero, cioè le donne con disabilità nell'ambito della violenza di genere non se ne parla praticamente mai nel discorso mainstream sulla violenza di genere, appunto. Ci saranno più interventi tra pochissimo su questo tema e tra l'altro l'intergruppo ha anche una sottocommissione dedicata che si occupa proprio di questo, proprio perché non se ne parla, quindi se vuole farne parte a noi fa solamente piacere in realtà. Grazie. E, continuando a parlare di realtà di violenza riproduttiva, trovo molto importante, passo la parola qui a Francesca Re, che è un'avvocata e dottore di ricerca in diritto pubblico, che sottolineerà come in effetti ci siano delle leggi su determinati temi, decreti, che non vengono però applicati. E quindi in questo caso noi parleremo un attimo di quella che è il tema della legge 40, quindi passo la parola a Francesca Re. Grazie Flavia, e solo un breve riferimento a quello che dicevi prima sui dati, che come sai, come Associazione Coscioni, insomma è un tema che ci è caro, soprattutto in relazione alla legge 194, oltre appunto a far sì che questi dati vengano in qualche modo diffusi, è importante che questi dati siano anche aperti, quindi disaggregati e non siano appunto nei PDF che possiamo appunto leggere sul sito del Ministero, perché in questo modo sono totalmente inutili. Quindi il lavoro sui dati penso che sia fondamentale per tutte, diciamo, le tematiche che andiamo ad affrontare, perché ovviamente senza conoscere i dati non possiamo neanche poi rilevare le criticità e quindi poi eventualmente sviluppare delle politiche. Oggi in questa sottocommissione, anzi in questo incontro, porto la voce delle battaglie dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che da oltre 20 anni appunto si dedica soprattutto nasce in realtà proprio sui temi dei diritti riproduttivi e appunto le prime battaglie, i primi impegni dell'Associazione Luca Coscioni sono proprio coevi alla legge 40. La legge 40 fra pochi giorni compirà 20 anni, la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, e appunto le prime battaglie sono state innanzitutto quelle volte allo smantellamento di una legge che aveva in sé dei divieti assolutamente irragionevoli, delle restrizioni poi dichiarate incostituzionali, e poi successivamente anche attraverso proposte di riforma per i divieti attualmente in vigore. Le politiche di contrasto alla violenza di genere passano anche per i diritti riproduttivi, lo abbiamo visto, e anche direi per il diritto alla scienza, ad usufruire, a godere anche dei benefici della scienza. In questo caso forse potremmo dire che la condotta maltrattante è posta in essere proprio dallo Stato. E oggi sono, diciamo, tre i temi che nell'ambito appunto della violenza di genere in relazione ai diritti riproduttivi vorrei introdurre e sui quali proponiamo degli interventi concreti. Allora, innanzitutto, quando si parla di discriminazione e violenza di genere non possiamo non affrontare i problemi attualmente posti dall'articolo 5 della legge 40 del 2004. Sostanzialmente questo articolo è una norma che noi chiamiamo di sbarramento, cioè prevede che solamente determinate categorie di persone possano accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Sostanzialmente quindi, tenendo fuori, discriminando,
tutte quelle che sono le persone singole, quindi che non sono in una coppia, e tutte ovviamente le coppie dello stesso sesso. Di fatto questa norma impedisce a queste persone i diritti di accedere ai diritti riproduttivi, di accedere alle tecniche di fecondazione assistita e quindi soprattutto di accedere ad un diritto umano universale, quello alla scienza, perché la fecondazione assistita è appunto una tecnica medica e quindi al diritto alla salute. Riteniamo quindi che incidere sulla modifica di questo articolo sia un passo fondamentale. In secondo luogo, in modo diciamo un po' più concreto, applicativo, lo scorso giugno è stato pubblicato finalmente il decreto tariffe sulle tecniche di PMA, di procreazione assistita, che è stato frutto di un tavolo di lavoro a cui ha preso parte anche Filomena Gallo, la segretaria dell'associazione Luca Coscioni, e che ha finalmente introdotto le tariffe anche per le tecniche di PMA. Il decreto doveva entrare in vigore a gennaio e ovvero tutte le regioni dovevano stabilire sulla base del decreto le loro tariffe, ma è stato posticipato ad aprile e chissà per quanti altri mesi verrà posticipato, determinando quindi ulteriori ritardi. Su questo riteniamo che sia necessario e assolutamente fattibile che intervenga nell'immediato il Ministero della Salute, che con un atto ministeriale, una comunicazione alle regioni, preveda la mobilità dei cittadini da una regione all'altra, come accade anche per le altre prestazioni sanitarie, per garantire loro il diritto alla salute, il diritto di accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Inoltre, sempre su questo tema, la diagnosi preimpianto non è fornita a tutti coloro che ne hanno la necessità nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quindi occorre anche sollecitare su questo un aggiornamento dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza. Riteniamo infine necessario, ovviamente questo in un'ottica sicuramente più generale di un lavoro che non è solo un lavoro appunto normativo, portare avanti un dibattito serio sia a livello parlamentare ma anche nella società civile relativo al superamento delle discriminazioni sul tipo di tecnica di fecondazione assistita. Oggi la legge 40 vieta una serie di tecniche sulla base soprattutto di uno stigma, di un dibattito pubblico falsato dal pregiudizio, e quindi il lavoro anche in questo senso diventa fondamentale. Auspico davvero che il dibattito sia parlamentare, che purtroppo oggi non è dei migliori, su tecniche vietate come la gravidanza per altri possa trovare finalmente una risposta adeguata, anche appunto con incontri come questo che penso siano fondamentali. Grazie mille a Francesca Re. E, uno dei temi che abbiamo toccato e che abbiamo detto essere fondamentale per decostruire tutta quella che è la violenza di genere e i presupposti su cui si costruisce appunto è quella dell'educazione. Adesso sappiamo benissimo che per investire in educazione c'è bisogno di fondi, perché non è pensabile, come è stato fatto con la legge di novembre, definire un dibattito autogestito sull'educazione sessuale, sull'educazione al consenso nelle scuole, che non sia portato avanti da personalità esperte di questo tema. Non è pensabile che un insegnante che si occupa di tutt'altro, che insegna geografia, si metta a fare una lezione sulla parità di genere, perché semplicemente non è il suo campo. E anche qui si tratta di declassare la violenza di genere, il tema della violenza di genere, a qualcosa che può essere fatto bene o male da chiunque, perché si tratta di frasi fatte. Non è così, è estremamente complesso. Quindi, come sappiamo, sarebbe necessario investire in questa cosa. Ci sono però delle cose che sarebbe possibile fare che impattano meno su quelle che sono le spese di bilancio, impattano meno sulle linee di spesa. Io chiamo a intervenire Irene Pellizzone, che dovrebbe essere connessa da remoto. Sì. Che ci parlerà, buonasera. Salve, che è professoressa in diritto costituzionale, che ci parlerà dei crediti ACM gratuiti a tema di violenza di genere, quindi violenza di genere, educazione al consenso. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Io insegno diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano e questo è il secondo anno a partire dal quale la mia università ha istituito una materia trasversale a tutti i corsi di laurea sulla violenza di genere. Quindi offriamo una formazione sui tipi di violenza e sugli strumenti per riconoscerla, per classificarla, per ipotizzare un'escalation e per uscire dalla violenza,
e ovviamente questo lo facciamo in raccordo con il tema molto importante che è stato trattato in questo interessante seminario degli stereotipi di genere, del radicamento della violenza di genere nella cultura, perché questo è un aspetto fondamentale per dare ai nostri studenti e alle nostre studentesse la possibilità proprio di riconoscere la violenza. Abbiamo visto quante forme di violenza ci sono, e per esempio quella economica o quella psicologica, che non lasciano segni, sono particolarmente insidiose. E questi corsi sono interdisciplinari, quindi attraverso in questo caso il mio coordinamento posso invitare colleghe e colleghi di tutte le materie dell'università che ritengo fondamentali, perché un approccio monodisciplinare è evidentemente insufficiente, quindi abbiamo per esempio l'intervento di medici, di psicologi, di criminologi e via dicendo. Questi corsi sono elaborati quindi ed erogati con il personale docente dell'università e consentono agli studenti di avere dei crediti formativi che poi possono utilizzare per raggiungere la laurea. E abbiamo avuto un buon seguito il primo anno e adesso sta per partire il secondo anno, e questa materia trasversale penso che possa essere utile, anche se in realtà probabilmente dobbiamo anche guardare ad un altro tipo di formazione, che è quella degli insegnanti delle scuole. E può essere importante a questo proposito, anche se poi bisognerebbe immaginare delle coperture di costi forse minime, dei corsi di formazione simili a questo per insegnanti di scuola, perché è fondamentale partire prima nell'educazione alla parità di genere e come dire, condividere gli strumenti per riconoscere la violenza di genere. Da questo punto di vista la mia università ha già operato facendo dei webinar di formazione per insegnanti, volontari però, che hanno aderito ai nostri seminari, appunto, che erano erogati gratuitamente all'interno di un progetto di ricerca, hanno aderito perché erano interessati al tema. Però penso che il lavoro di un insegnante possa essere molto importante, perché a prescindere dalla materia abbiamo lavorato con insegnanti, diciamo, di materie umanistiche, scientifiche, di educazione motoria, di arte. In tutte queste materie ci possa essere sempre un collegamento col tema della violenza di genere. Pensiamo anche alla violenza nello sport, e allo stesso tempo questo tipo di lavoro possa costituire un volano per riprendere il tema della violenza di genere. Poi noi come università eroghiamo anche corsi di formazione post laurea. La Convenzione di Istanbul, come sappiamo, ci richiede da una parte di operare a livello di educazione e dall'altra parte di formazione di specialisti nella lotta alla violenza di genere, perché anche se le forze dell'ordine, la magistratura, gli avvocati, gli assistenti sociali non hanno conoscenza del fenomeno, poi il loro intervento può essere addirittura controproducente. E quindi a questo punto di vista noi eroghiamo dei corsi che possono consentire, una volta che c'è il riconoscimento degli ordini professionali, non so, avvocati, assistenti sociali, di avere dei crediti formativi, che sono anch'essi indispensabili poi per le singole professioni. Però da questo punto di vista l'università non può erogare questi corsi gratuitamente, ma deve chiedere un minimo costo di iscrizione, che rispetto alla formazione che diamo comunque probabilmente è limitato, però comunque ricade sui singoli iscritti e sulle singole iscritte. Quindi volendo, diciamo, chiudere il mio intervento, penso che possa essere importante da una parte diffondere all'interno dell'università la possibilità di prevedere corsi trasversali a tutti i corsi di laurea. Ripeto, noi abbiamo avuto studenti iscritti di giurisprudenza, di scienze umanistiche, di medicina, di scienze della comunicazione. E poi dall'altra parte però questi corsi devono essere anche anticipati, e anziché andare noi nelle scuole può essere molto utile che si formino gli insegnanti. Da questo punto di vista bisognerebbe implementare la normativa per prevedere dei crediti per gli insegnanti che si formano, in modo da diffondere il più possibile
questo tipo di attività in cui l'università si può mettere in rapporto con le scuole. E da un ultimo punto di vista, eventualmente, però questo non sarebbe a costo zero, prevedere dei finanziamenti, ancorché limitati, per borse di studio magari, per professionisti e professioniste che vogliano frequentare dei corsi post laurea che diano loro dei crediti formativi. Per evitare che poi tutto questo sia una solita goccia nel mare, penso che poi sia importante essere consapevoli che anche iniziative come questa dovrebbero essere molto molto, come dire, enfatizzate e ripetute, perché ovviamente l'educazione non basta e può essere anche controproducente se poi il giovane studente, la giovane studentessa si trova circondata da un mondo in cui magari all'interno della famiglia, all'interno dei mezzi di comunicazione, e mi riallaccio a quello che è stato detto poco fa, la donna viene presentata come un oggetto, perché poi quello che noi insegniamo purtroppo viene percepito come qualcosa di calato dall'alto, e quindi l'esperienza avanzata in ambito educativo o in ambito di formazione professionale rischia magari anche di rivelarsi un boomerang, e quindi è molto molto importante poi una sensibilizzazione anche da parte del mondo della politica e della comunicazione su quello che è la parità di genere, perché questa è la base all'interno della quale un'educazione a costo zero, a costo limitato, può veramente attecchire. Grazie dell'attenzione e complimenti per l'iniziativa. Grazie. Grazie mille Irene Pellizzone, ci sono 3 interventi in aula e uno da remoto. E prima di passare la parola a Tobia Chiodice, che è da remoto, e le 3 persone che vogliono parlare in aula, quindi mi fermo un secondo perché dello stesso argomento vuole parlare Francesca Rescigno, che è professoressa in diritto costituzione, diritto pubblico e diritto delle pari opportunità, che in realtà ci parlerà esattamente di questo, quindi per un minimo di approfondimento e di coerenza passo la parola a lei e poi a Tobia Chiodice e poi alle persone in aula. Francesca ha anche delle non immagini. Non riuscirò mai a metterla questa cosa, se no è lo stesso. Ok, proviamo. Io spiego, vediamo. Ah, ce l'abbiamo. Allora, intanto grazie alla senatrice, grazie Flavia per questa opportunità. Mi ricollego a quanto ha detto la mia collega di Milano. Io insegno a Bologna, l'Università di Bologna, la più antica del mondo, è assai meno virtuosa dell'esempio milanese, e mi ricollego a quello che diceva proprio all'inizio il presidente Roia, cioè noi facciamo protezione, noi perseguiamo i colpevoli, ma noi dobbiamo fare prevenzione, e la prevenzione la si fa soprattutto con l'educazione. L'educazione scolastica, l'educazione sentimentale, ne abbiamo sentito tanto parlare anche dopo, non so se riuscirò mai ad andare avanti, forse no, sì, scusate, anche dopo l'omicidio di Giulia, e poi è finito un po' tutto così, non sappiamo in realtà come è finito. In realtà c'è qualcosa che potremmo già fare a costo zero, perché abbiamo detto che il problema sono anche i fondi, i soldi, e l'università è già lì, e l'università ha tante competenze trasversali di persone. Io sono una giurista, una costituzionalista, ma ci sono sociologi, psicologi, medici, eccetera, che conoscono bene il tema della violenza contro le donne. Abbiamo bisogno di una formazione non stereotipata, ne hanno bisogno le nostre studentesse e i nostri studenti. Dopo l'omicidio di Giulia è arrivata una comunicazione dal nostro rettore chiedendo di fare un minuto di silenzio. Quando io sono andata in aula, le mie studentesse e i miei studenti mi hanno guardato e mi hanno detto: lei non farà il minuto di silenzio, vero professoressa? Ho detto: non ci penso neanche. E abbiamo dedicato le 2 ore successive a parlare di quello che so io come giurista e di quello di cui avevano bisogno loro come giovani studentesse e studenti, perché non c'è bisogno di silenzio. C'è stata da pochissimo una ricerca uscita su Internazionale, 4 gennaio del 2024, perché non ci sono i corsi, fra virgolette, femministi nelle università italiane. Femminista, abbiamo capito, è una brutta parola. Nelle università italiane abbiamo possiamo dire. 370 settori scientifico-disciplinari, quindi una follia, con 14 aree. Gli studi di genere non costituiscono un'area scientifico-disciplinare, semplicemente non esistono.
Secondo il rapporto del 2022 sono 63 le università che a diverso titolo si occupano di questo. Io ho lottato per 3 anni per far passare un corso di diritto delle pari opportunità, alla fine ce l'ho fatta. La cosa che mi è stata detta è: mi raccomando, Rescigno, non fare un corso femminista, certamente. I corsi, i master, i dottorati in queste discipline sono solo 9 in tutto il paese, soprattutto sociologia, scienze politiche, scienze della comunicazione. Si deve fare di più, dobbiamo fare di più. E io ho realizzato questo video lo scorso 25 novembre con le mie studentesse e i miei studenti, perché ne avevamo tutti bisogno e devo dire è stato qualcosa di sentito, partecipato, condiviso. Vorrei essere portatrice anche grazie a questo meraviglioso intergruppo in cui mi sono trovata e sono veramente felice di essere stata accolta, di una proposta al Consiglio dei Rettori delle Università Italiane, dei Rettori e delle Rettrici. In realtà le rettrici sono molto poche, però il Consiglio è presieduto da una donna, perché le università si facciano parte attiva nella lotta contro la violenza di genere, in primis nei confronti delle nostre studentesse e studenti, con approcci interdisciplinari e anche, come diceva la collega che mi ha preceduto, dando le nostre competenze anche a costo zero, siamo lì per insegnare, ai maestri, agli insegnanti, ai professori delle scuole, a quelli che devono accogliere le donne che sono vittime di violenza, quindi operatori delle forze dell'ordine, psicologi che si trovano, perché di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di prevenzione e educazione. Io ci credo molto. Grazie. Grazie mille. Allora, mi dicono che abbiamo i tempi un pochino stretti, in realtà mi stanno tagliando un po' le gambe. E prima di far intervenire la persona da remoto o qui dalla stanza, vorrei un attimo finire la scaletta degli interventi previsti, perché sennò non tocchiamo tutti gli aspetti della violenza di genere e francamente mi dispiacerebbe. Quindi prima di dare la parola a voi che siete qui, anche a Tobia Iodice che è online, farei un secondo parlare alle persone che devono completare un secondo il quadro. Quindi io passerei la parola a Valeria Fonte, che è connessa da remoto, che è un'attivista e una scrittrice, che ci parlerà di una forma di violenza di genere che abbiamo appena accennato in realtà, ma che è fondamentale, di cui moltissime persone sono vittime, che è la condivisione non consensuale di materiale intimo. Valeria Fonte ci parlerà dei problemi del nostro sistema in questo senso, capire perché la legge c'è ma non viene correttamente applicata, capire quali sono le lacune all'interno di queste leggi per questa forma di violenza di cui si parla veramente troppo poco. Quindi passo la parola a Valeria Fonte. Mi sentite? Sì. Eccoci. Beh, se c'è una cosa rivoluzionaria che le donne possono fare è sicuramente parlare, ma oltre al parlare c'è anche agire, no? Con i propri corpi da un punto di vista prettamente sessuale. Ecco, se le donne non solo decidono di fare sesso, ma decidono anche di riprendersi mentre fanno sesso, lì allora apriti cielo. E il sexting, che è inteso come invio di foto o video o messaggi sessualmente espliciti, è una pratica che ormai fa parte delle nostre vite. Almeno una volta l'ho praticato sexting nella propria vita. E da qui mi ricollego a quello che chiamiamo revenge porn, ma che revenge porn non si chiama. La condivisione non consensuale di materiale intimo è un reato gravissimo e esiste una legge che è il 612 ter che si occupa di punire effettivamente chi condivide senza consenso queste immagini, ma c'è da chiedersi, funziona? La risposta è no, perché nel 79% dei casi la legge è inapplicabile. Perché? Perché la legge ci ricorda che va dimostrato il nocumento, cioè va dimostrato che la persona che condivide quei video senza consenso lo faccia con una volontà di offesa, con una volontà di vendetta, ok? E quindi da qui revenge porn. Ma non parliamo di revenge porn, perché se sottintendiamo che esista una vendetta, allora vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa per meritarlo. Allo stesso modo non parliamo di porno, perché il porno è fatto per terze persone,
secondo un tipo di lavoro sottoscritto da contratto. Se la legge ragiona per vendetta e per nocumento, è normale che poi il 79% dei casi non può essere non arriva da nessuna parte, le denunce non possono essere accolte perché niente può essere dimostrato. Quindi c'è da chiederci, prima di tutto, cosa vogliamo fare con quello che oggi esiste? Cosa vogliamo fare con questa legge? Intanto trattiamo il fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo come violenza sessuale di massa. Oggi non è considerata violenza sessuale, oggi non è considerato stupro, ma le implicazioni psicologiche di quello che accade dopo la condivisione non consensuale di materiale intimo ha le stesse identiche dinamiche di quella che è una violenza carnale. Eppure pensiamo ancora che questa sia meno grave. Se proprio vogliamo fare dei paragoni, la violenza carnale privata ha il privilegio di rimanere privata, ma la violenza digitale di massa viene in qualche modo resa pubblica dalla viralità. Soltanto su Telegram 13 milioni di utenti non unici, italiani, uomini, condividono quel materiale. Come ci vogliamo comportare con le piattaforme che non seguono le linee guida della privacy europee? Come ci vogliamo comportare con i siti porno e con i gruppi, con i social che condividono questo materiale pedopornografico e non solo? Come ci vogliamo comportare con questi 13 milioni di uomini e quando vogliamo prendere in mano la questione, dato che il digitale è parte integrante delle nostre vite? E di una settimana fa la notizia di una minorenne nel Regno Unito che è stata stuprata in gruppo da uomini adulti nel metaverso, e questa cosa vi farà ridere. Vi farà ridere perché non la considererete veramente uno stupro. Eppure le implicazioni emotive sono quelle: atti lesivi, suicidio, disforia poescoetale e non solo. La totale estromissione da un punto di vista sociale delle persone che vivono violenza digitale. Se voi pensate alla vita di una donna le cui foto vengono condivise senza consenso, pensate immediatamente all'allontanamento sociale, la reietta da parte della famiglia, da parte del lavoro. E allora bisognerebbe dire in qualche modo, soprattutto in questa legge, che deve essere vietato il licenziamento delle persone che subiscono questa terribile violenza, perché altrimenti si lega alla professionalità e alle competenze professionali di una donna, no? In qualche modo i suoi gusti sessuali, le sue abitudini sessuali, e questo non possiamo permetterlo. Non possiamo nemmeno permettere che ci sia una carenza di educazione e di informazione in questo paese. Si parla sempre di educazione sessuale, ma non si parla di educazione digitale. Ai ragazzini delle medie bisognerebbe spiegare cos'è il sexting, come si fa e in che modo. Bisognerebbe spiegare cosa si può fare e cosa no. Non solo, questa legge a costo zero, anche qui, potrebbe essere implementata con una richiesta di licenza, ok? Una sorta di liberatoria, chiamiamola così, una liberatoria che gli uomini danno alle donne nel momento in cui decidono di condividere quel materiale, ok? Io ti do una liberatoria, tu me la firmi se io posso condividere quel materiale. Converrete con me che nel 99,9% dei casi nessuna donna darebbe quel consenso, ma la presenza di una liberatoria cancellerebbe la dinamica del documento, perché chiunque non avrebbe in mano una liberatoria sarebbe effettivamente reo e quindi punibile, dato che il consenso non esiste. Ora, data la complessità della questione, che il fenomeno da qui al futuro prossimo diventerà un problema di tutte e di tutti, sempre di più, c'è bisogno di capire come tutelare queste donne con l'educazione, con la prevenzione, ma senza proibizionismo, senza guardare al fenomeno del sexting come qualcosa di astruso, senza guardare alla salute sessuale delle donne, alle volontà sessuali delle donne come qualcosa di fuori dal mondo. Bisognerebbe capire che le donne parlano e le donne vanno a letto con chi vogliono, e che questo deve essere un diritto. Il sexting, come il sesso, deve essere un diritto. Grazie. Grazie a Valeria Fonte. Tra l'altro io trovo che questo sia un intervento estremamente interessante, veramente tra i più interessanti, perché per le facce che ho visto in aula. Quindi secondo me vale la pena ricordare. Sì, è la parola sesso, che proprio non si può pro-sexting, poi in digitalizzazione è proprio ancora peggio, e invece sono proprio queste facce che in realtà producono quella che si chiama vittimizzazione secondaria, cioè la colpevalizzazione della vittima, e questa non è una cosa normale, cioè non è normale che diventi colpa della vittima se subisce condivisione non consensuale di materiale intimo. Io do il consenso
a fare sexting, do il consenso a fare sesso, non do il consenso a condividere, sono due cose nettamente diverse. La colpa non va a chi con consenso fa cose che vuole fare, ma va a chi condivide non consensualmente quel contenuto. Quindi, viste le facce, mi premeva dire questa cosa. Grazie. Valeria, forse le facce non le ha viste, ma meglio per lei. Passerei agli ultimi due interventi in aula, così da poter dare poi parola a chi vuole intervenire, che non è, diciamo, sulla lista dei relatori e delle relatrici. Allora, un altro tema fondamentale, secondo me, è quello dei dati sulle violenze subite dalle donne disabili. E questo è uno di quei temi di cui si parla sempre molto poco in relazione alla violenza di genere. E, io passo la parola a Marianna Monterosso, che è un'attivista per i diritti delle persone autistiche. No? No. Non funziona? Vieni qua. Perfetto, grazie. Buonasera, mi chiamo Marianna Monterosso e sono una donna adulta autistica. Questa sera vi parlerò di violenza abilista di genere, evidenziando tre punti di fortissima urgenza che riguardano noi donne disabili e neurodivergenti. Le donne disabili da sempre sono vittime di forme di multidiscriminazione dovute a bias culturali, stigmi e pregiudizi. E quelle che subiscono violenza fisica e psicologica sono tantissime, eppure non abbiamo dati sufficienti per stimare questi abusi. Alcune disabilità, infatti, come quelle intellettive o condizioni come l'autismo, spesso non permettono di capire di essere vittime di violenza. Ci sono donne abusate all'interno delle strutture segreganti e nessuno le può vedere. Donne con disturbi psichiatrici che non denunciano per timore di non essere credute o peggio di perdere i figli. Donne che hanno paura di denunciare familiari o caregiver abusanti perché dipendono da essi per le proprie autonomie. Donne sorde, come diceva prima Taddeini, che non possono parlare con le operatrici del 1522, eccetera, eccetera. Non ci sono dati, ma un solo dato agghiacciante e certo. Più del 90% delle donne disabili non ha accesso ai centri antiviolenza né alle case rifugio. È sconvolgente pensare che ad oggi l'accessibilità è autorilevata dai centri, non si sa con quali competenze, con questionari che domandano solo sui PEBA materiali. L'inaccessibilità immateriale invece è sistemica. I centri non hanno personale formato e competente ad accogliere le donne disabili. E questa è la motivazione principale dei criteri di esclusione adottati dal 94% delle case rifugio e autodichiarati nel rapporto Istat sul sistema di protezione per le donne vittime di violenza del 7 agosto 2023. Criteri che non sono stati considerati forme di discriminazione e che violano l'articolo 4 della Convenzione di Istanbul. Sono escluse le donne con disabilità motorie, intellettive e disturbi mentali, insorte anche in seguito alle violenze, autistiche, donne cieche col cane guida, è poco igienico, donne sorde, non c'è nessuno che segna il LIS, donne con figli o figlie disabili, autistici o maggiorenni, donne disabili con figli maschi. La proposta che facciamo è di monitorare sull'accessibilità inserendo quella immateriale nei questionari e la valutazione di questi da parte di persone esperte. Di tener presente quanto richiesto dai 60 enti e servizi tramite la campagna Non c'è posto per te per la rimozione dei criteri di esclusione come vincolo per l'accesso ai fondi pubblici e l'adeguata formazione del personale preposto ad accogliere. Riorganizzare i servizi è possibile a costo zero tramite la creazione di equip multidisciplinari e collaborative con altri enti e servizi, perché a nessuna donna venga detto di no. Nel 2016 il Comitato ONU ha richiesto all'Italia un report per rilevare i dati dei trattamenti sanitari senza il consenso della persona, individuando violazioni dell'articolo 12 della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, dati mai forniti. Questa violazione, agita dentro a regimi decisionali sostitutivi, si riflette in mostruose pratiche violente, soprattutto per le donne che vivono nelle strutture residenziali. La sterilizzazione forzata è tra queste pratiche e sebbene in Italia in teoria dovrebbe essere vietata, di fatto ancora accade che le punturine, così le chiamano, per non rimanere incinte, vengano somministrate in modo preventivo. Un'indagine condotta dall'Osservatorio Nazionale sulla Violenza contro le Donne con Disabilità parla di finanziamento per la sterilizzazione coercitiva agita su donne autistiche o con disabilità intellettive che firmano inconsapevolmente le autorizzazioni, magari perché non comprendono il linguaggio medico o non hanno un linguaggio semplificato e accessibile.
Per questo chiedo, Presidente Castellone, se possiamo come intergruppo sollecitare le risposte attese dall'ONU e infine chiedo se possiamo vigilare sugli stanziamenti dei già pochissimi fondi destinati alla ricerca scientifica per i progetti che limitano l'autodeterminazione nella decisione procreativa delle donne disabili e autistiche. Progetti di ricerca ai limiti dell'eugenetica, definiti da alcuni ricercatori, come ricordava Di Martino prima, strumenti necessari per la procreazione responsabile, volti a ridurre la nascita di persone autistiche e disabili come me, a eliminare esistenze che causerebbero, secondo loro, dolore alle famiglie e spesa pubblica insostenibile. E anche qui ci sarebbe molto da dire sulla percezione delle persone disabili nella società e sulla narrazione delle nostre storie che non è regolamentata da alcun manifesto, ma su questo punto la sottocommissione già sta programmando gli incontri di lavoro. Concludo ritornando all'accessibilità, solo per ricordare che molte donne disabili e neurodivergenti come me fanno attivismo rivendicando i propri diritti e l'attraversabilità degli spazi politici e di autorappresentanza dai social media, poiché anche i cortei nelle nostre città non sono accessibili. Stasera io ho il privilegio di essere qui, ma se non avessi potuto in presenza avrei comunque potuto partecipare da casa online, e questo è importantissimo. Accessibilità significa che qui la mia presenza è stata prevista, che in questa sede io posso esistere, potete vedermi e ascoltarmi. Ringrazio quindi la Presidente Mariolina Castellone e Flavia Carlini, perché finalmente possiamo far sentire la nostra voce direttamente dalle nostre bocche e finalmente, almeno qui, non siamo più donne di serie Z. Grazie per l'ascolto. Grazie mille veramente a Marianna Monterosso, adesso mi metto anche a piangere. E io voglio chiudere con l'ultimo intervento in aula di Angelo Di Prisco, che si occupa di violenza a danno delle donne con disabilità anche, quindi cedo brevemente la parola, dopodiché passo la parola alle persone che vogliono intervenire, in chiusura alla senatrice. Sì. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Lasciatemi ringraziare la vicepresidente Mariolina Castellone e il team che cura l'intergruppo parlamentare per i diritti di genere e tutte le figure istituzionali qui presenti. Io sono un insegnante in servizio presso l'Istituto Comprensivo Amedeo Maiuri di Pompei. Insegno sostegno da svariati anni, anzi da più di 30 anni. E sono stato garante merito del Comune di Pompei sempre per le persone con disabilità, oltre altre figure che svolgo nell'ambito. Ma vengo velocemente al tema. Le donne con disabilità sono vittime delle medesime forme di violenza che colpiscono le altre donne, con conseguenze amplificate e multidiscriminanti dalla loro particolarità di condizione di vulnerabilità. Molto spesso vittime di reati come maltrattamenti, stalking, violenze sessuali, commessi da tutore spesso, da amici, conoscenti, ma anche da partner e familiari, sia nel contesto domestico che al di fuori di esso. Frequentemente sono proprio gli uomini che si prendono cura di queste donne ad essere responsabili nei loro riguardi. Ma la violenza fisica, sessuale, psicologica, economica può realizzarsi anche attraverso ulteriori condotte legate alla stessa condizione di disabilità. Non voglio allungarmi, faccio solo l'elenco: violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica, l'abuso farmacologico, la negazione di cure essenziali, l'impedire e ostacolare l'accesso a attrezzature di sostegno. Questa è molto antipatica, a volte spostare le stampelle fuori dalla portata, togliere la batteria di una sedia a rotelle elettrica, portare via il telefonino impedendo la possibilità di chiedere aiuto. Gli abusi del caregiver, ancora più, come dire, violento questo, perché è proprio quella persona che si dovrebbe prendere cura della donna che ha in assistenza. Quindi minacce di danno, abbandono, intimidazioni, isolamento, minimizzazione, giustificazione, violenze varie. Ma anche qui vado ora
direttamente, diciamo, visto quanto premesso da altre donne, che poi sono state le stesse donne a parlare di ciò, mi rende anche difficile portare qui il tema e mi mette in una condizione di disagio. Però, premesso che chi si macchia di violenza verso una donna merita tutto il biasimo della società, credo che la brutalità e la prepotenza attuata sulle donne con disabilità sia ancora più meschina, per il semplice motivo che questo tipo di vittima è un bersaglio più facile da colpire perché persona indifesa. Ed è proprio da qui che bisogna partire, dal concetto di difesa. È importante che intorno alla donna, e in special modo la donna con disabilità, si costruisca una rete di sicurezza. Poc'anzi anche l'avvocato Severino parlava appunto di quando devono anche denunciare la lentezza della giustizia. È una struttura di uomini e donne che veglino sul percorso quotidiano, che sappiano a chi è affidata la persona quando non c'è la famiglia, che conoscano il caregiver, persone che siano pronte ad ascoltarle, a raccogliere le sue eventuali confidenze e soprattutto a proteggerla quando ce ne sia bisogno. Per ottenere tutto questo, certo la strada da percorrere è lunga, tortuosa, spesso difficile. La dottoressa Ferrari prima diceva si è fatto poco, lo Stato fa poco. Qua per le donne con disabilità fa proprio zero, niente. Le nostre leggi sono insufficienti, l'omertà è un atteggiamento ancora troppo radicato. La paura paralizza molte donne che stentano a denunciare e la protezione offerta dall'istituzione arriva quasi sempre quando è troppo tardi. Ma in mezzo a tutte queste difficoltà c'è una crepa attraverso la quale indirizzare la luce, dove possiamo incidere in maniera determinante, instillare la cultura del rispetto, dove anche la dottoressa prima ha evidenziato bene nella slide la docente universitaria. E qui, da qui bisogna partire, instillare la cultura del rispetto della donna nelle nostre comunità. È una conquista a cui possiamo arrivare con la collaborazione delle autorità e con adeguati interventi legislativi. E qui io sono fiduciosa che la nostra vicepresidente Mariolina Castellone ci aiuterà tantissimo, già per quello che ha messo in atto. Oggi il PNRR ci offre la possibilità di attivare investimenti adeguati per dare seguito a quanto prevede il PEBA, questo piano di abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, io aggiungo, che spesso proprio le strutture comune, scuole, non ne sono, diciamo, fornite. Si può iniziare dalle scuole, gli insegnanti hanno la grande opportunità di educare le nuove generazioni, di offrire loro la possibilità di imparare a guardare il mondo da un altro punto di vista. Sarebbe utile, è utile, sensibilizzare i ragazzi attraverso discussioni in classe, mostrando dei video di testimonianze dirette, analizzare l'ambiente in cui crescono, la cultura familiare che recepiscono e organizzare delle strategie educative differenziate secondo la diversità dei contesti. Accertarsi che i caregiver, coloro che prendono cura della bambina, ragazza, signora, anziana, siano persone preparate e integerrime. E qui vengo alla proposta, dare ai servizi sociali, agli organi di controllo, competenze più mirate a responsabilizzare le stesse, coinvolgere le associazioni culturali, quelle di volontariato, il terzo settore e porre l'accento umano e sulla dignità delle persone. Ecco, credo che il primo vero passo da compiere sia quello di vincere l'ignoranza e questo rappresenterebbe una concreta ed efficace forma di prevenzione. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, abbiamo pochissimo tempo in realtà, ci sono svariati interventi, cioè Tobia dice che vuole intervenire da un'ora da remoto, quindi passerei sicuramente la parola a lui. Vi prego solo 30 secondi perché è giusto che parlino tutte le persone, quindi se andate oltre 30 secondi non riusciamo a parlare. Quindi passo la parola a Tobia Iodice.
Flavia, grazie, sarò davvero telegrafico. Io volevo soltanto, ma senza polemica alcuna, dissentire dall'intervento che ha fatto in apertura della nostra seduta di lavori la dottoressa Cavallo, perché la dottoressa Cavallo auspicava che la scuola facesse ciò che nella realtà la scuola ogni giorno fa, perché quotidianamente la scuola registra casi di violenza, quotidianamente la scuola denuncia casi di violenza, quotidianamente la scuola agisce nei casi di violenza. Le cronache sono piene di episodi di violenza o di abusi che sono stati scoperti grazie alla scuola. A mia memoria, ma forse mi sbaglierò, ma non credo, insomma, non ricordo che ci siano scuole che abbiano coperto episodi di abusi o di violenze soltanto per la paura di perdere iscritti oppure perdere alunni. Solo a me stesso ricordo che la scuola è un'istituzione statale e chi vi lavora è un pubblico ufficiale. E un pubblico ufficiale non ha come primario obiettivo il consenso. Soltanto questo. Grazie. Prima di dare la parola al prossimo intervento, voglio chiamare qui Filomena Gallo, che è arrivata un po' in ritardo, ma è l'altra vicepresidente di questo intergruppo, che io ringrazio infinitamente. E poi darei la parola effettivamente ai due vicepresidenti che oggi non hanno parlato, per un breve quantomeno saluto, a Pega e a Filomena. Grazie mille, sarò velocissima, anche perché mi sento più in dovere di ascoltare e prendere appunti. Sono state tantissime le parole chiave o diciamo i concetti. Quello che proverei a fare un attimino è su quello che mi è stato lasciato, che penso che appunto sia molto importante. Insomma, c'era Federica De Martino che ha scomposto e ricomposto il diritto alla riproduzione, che è stato giusto in tutti i modi in cui è stato esposto. E poi l'importanza che ha riportato Francesca Re dei dati, che i dati non sono aperti, per definizione i dati devono essere aperti, open, no? Siamo tanti abituati agli inglesismi, ma ogni tanto ce ne dimentichiamo il significato. E poi mi ha finalmente anche, insomma, mi ha fatto anche molto piacere che finalmente si è chiamato per nome il sexting, quindi Valeria Fonte, che ha definito che cos'è effettivamente la condivisione del materiale non consensuale e che è effettivamente una violenza sessuale di massa. E io qui ricorderei anche Tiziana Cantone, che la sua storia ancora è aperta. E poi ovviamente Azzurra Rinaldi, che ha riportato, no, il concetto del come il sistema capitalistico, il denaro, quindi è uno strumento di potere e di scelta, ma nella manovra andiamo a togliere il bonus alle assunzioni per le donne. E Carlotta Vagnoli, che ci ha spiattellato la piramide dello stupro fino a arrivare poi insomma, il magistrato Fabio Roia, che ci ha detto la consolidazione della specializzazione che urge in questo momento, soprattutto dato che l'età della violenza appunto sta scendendo sempre di più, ovviamente, di quelli che commettono. Quindi sono tutti punti fondamentali che, insomma, avremmo bisogno appunto di tantissimi altri momenti per parlarne, però volevo ringraziare tutte e tutti. Vuoi dire due parole, Filomena? Grazie, il mio è veramente un saluto. Penso che incontri come quello di questa sera vanno a mettere un ulteriore tassello all'intergruppo per i diritti della persona, i diritti fondamentali. Mi scuso per essere arrivata in ritardo, ma vi ho seguito per quello che è stato possibile grazie alla webcam del Senato. Temi importanti che messi in connessione sui vari momenti delle nostre vite diventano di rilevanza fondamentale, e anche il linguaggio utilizzato
è alla base dell'affrontare le problematiche che investono questi temi. Quindi veramente grazie e con la speranza che si prosegua su altre con gli incontri che verranno a seguire con le altre commissioni tematiche, sottocommissioni tematiche di questo importante gruppo che veda una partecipazione importante come quella di questa sera. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato affinché si realizzasse. Io a questo punto darei la parola alle persone in aula che volevano parlare. Vi prego di essere brevissimi. Dobbiamo lasciare l'aula e poi farei chiudere la senatrice, che così risponde anche alle domande che sono state fatte. Quindi a questo punto passerei la parola alla prima persona che si era prenotata. Si sente? Non voglio rubarvi tempo. Volevo sapere, tu giustamente hai fatto capire che non si parla della violenza di genere, che è l'albero che cade e che fa rumore, ma a maggior ragione non si parla invece dei tanti alberi che restano in piedi. Io rappresento quegli uomini che si sono fatti avanti quando è stato esposto il drappo rosso con un progetto che si chiama NALD, non alzo le dita, e vorrei candidarmi, se possibile, per il prossimo impegno a spiegarvi questo progetto che io sto portando da 7 anni nelle scuole, perché l'ho collocato sui social e da volontario, chiamato dai follower, vado nelle scuole con questo progetto formativo, ottenendo sempre dei consensi. Se è possibile, vorrei farvi capire come, puntando l'attenzione sull'uomo che ce la fa, l'uomo che non è violento, l'uomo che non prende la scorciatoia della violenza, ma che accetta il 2 di picche, è migliore dell'uomo che invece è violento. Sicuramente ci sarà occasione di parlarne, siccome non voglio che venga frainteso il suo intervento, non ha avuto modo ovviamente perché adesso abbiamo poco tempo, voglio solamente dire che non picchiare le donne mi sembra il minimo della decenza, non un merito. Quindi... Infatti ti dico che il nostro motto è una parodia che abbiamo della canzone Ricominciamo, che dice mica picchiamo, e il nostro motto è quello. Noi usiamo l'autoironia. Non so se rispondere bravi o... però sto scherzando ovviamente, adesso non c'è il tempo, però sicuramente ne parleremo. E vado in ordine di prenotazione, così non... C'era un attimo Barbara Centrone e poi vado in ordine. Va spento il suo microfono se è possibile. Allora, spero di riuscire ad essere brevissima. C'è un tipo di violenza di cui non si è parlato, che è un tipo di violenza sì di genere, ma che si intreccia anche con quella abilista di classe, che è una violenza che vivono e subiscono centinaia di migliaia di persone socializzate come donne con malattie croniche invisibili e invisibilizzate. Alcune malattie croniche, come ad esempio, ma non solo, endometriosi, adenomiosi, fibromialgia, vulvodinia e molte altre, si caratterizzano per chi riesce ad avere una diagnosi, il che non è affatto scontato, per un ritardo diagnostico medio di 5, 7, 13 anni, anni in cui le persone sono lasciate a loro stesse e ai loro dolori, in cui il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione diventa appannaggio esclusivo di chi ha il privilegio, soprattutto economico, di poter andare all'ospedale, anzi di ospedale in ospedale, di studio in studio, di regione in regione per cercare delle risposte. Spesso nel settore medico privato, dati i tempi d'attesa e la mancanza di professionisti specializzati in queste malattie nel sistema sanitario nazionale. Anni e migliaia di euro per cercare risposte, la validazione del proprio dolore spesso non creduto, attraverso decine, centinaia di visite ed esami in giro per l'Italia, durante le quali, oltre a misdiagnosi e terapie a volte sbagliate, se non quando pericolose per la salute, solo perché donne e o disabili e o autistiche e o non bianche o non autoctone e o non eterosessuali e o non cisgender, non è infrequente che le pazienti non vengano credute, che subiscano commenti non richiesti sul proprio peso corporeo e sulla scelta o meno di avere dei figli, che vengano convinte ad avere una gravidanza quanto prima, asserendo, il che è antiscientifico, che fare figli sarà la cura alla loro malattia. E non è raro che subiscano molestie sessuali, violenza ostetrica e ginecologica e violenza sessuale da quei medici e professori, a volte famosi e stimati all'interno della comunità medica, che non si ha il coraggio e la possibilità di denunciare per molti motivi, non ultimi il fatto che riconoscere questo tipo di violenza è difficile e spesso non si conoscono i diritti di cui si dovrebbe godere da paziente. E il pensiero che denunciare significherebbe dover ricominciare a spendere soldi, tempo ed energie per cercare un altro professionista, chissà dove, preparato nel trattamento della propria malattia. E
non è frequente che nel caso di operazioni chirurgiche necessarie e urgenti, la stessa persona che in un altro paese subirebbe un'isterectomia per diminuire i sintomi e alzare la qualità della vita, in Italia sia costretta anche contro la propria volontà a tenersi degli organi che sono malati, solo perché magari è giovane e potrebbe far figli tra poco. Scegliere tra la propria incolumità, autodeterminazione, diritto al consenso e potersi prendere cura di sé non dovrebbe essere accettabile come scelta, eppure succede, così come succede che si debba scegliere se fare la spesa o comprare i farmaci e gli integratori per le proprie malattie, malattie che per i dolori forti e invalidanti e o il loro non riconoscimento legale per l'ottenimento dei diritti ai sensi della 104-92 comportano spessissimo assenze sul lavoro, mobbing e discriminazione, se non quando l'impossibilità totale a lavorare per come i lavori sono fatti e i contratti sono costituiti e di frequentare l'università. E molte non si riescono a permettere, non possono denunciare il proprio partner in situazioni di violenza, sia per dipendenza economica, come diceva prima la professoressa Rinaldi, sia perché magari è l'unico caregiver. Concludo quindi con la speranza di poter iniziare a lavorare insieme all'intergruppo per cercare di far fronte a questo problema, per quanto sia difficile farlo a portafoglio zero, per migliorare le condizioni di vita delle persone con malattie croniche invisibilizzate e prevenire e contrastare le violenze che subiscono. Grazie, tra l'altro questo è un tema a me particolarmente sentito e il sottogruppo di sanità si occupa assolutamente anche di questo tema, c'è anche il comitato di Vulvodini e Noripote del Pudendo, adesso dovrebbero uscire Lea, insomma siamo tutti qui speranzosi che venga fatto qualcosa e ci stiamo assolutamente lavorando, questo mi preme assolutamente dirlo. E vi prego di non prenotarvi più per parlare perché non c'è più tempo, passo la parola alle persone che si sono già prenotate, vi prego brevissimi perché abbiamo 5 minuti. Grazie, buonasera. Allora, mi presento Vincenzo Incampo, segretario nazionale del nuovo sindacato Carabinieri. Io proverò a fare una sintesi di tutti gli interventi eccellenti che ci sono stati stasera, certamente, anche perché dando comunque un impatto operativo appunto da operatore del settore. È una materia che io conosco, ahimè, molto bene. Abbiamo visto i tipi di violenza, abbiamo parlato della violenza psicologica, io vi posso garantire da operatore di polizia giudiziaria che per noi affrontare la violenza psicologica è il tipo di violenza più subdola e difficile da scoprire e prospettare l'autorità giudiziaria. Vi faccio un esempio, c'è un tipo di violenza che si chiama il gaslighting, scusatemi la pronuncia se magari non è perfetta in inglese. Allora, che cosa comporta questo? La vittima viene portata a sentirsi inadeguata, sempre in errore, e la persona che commette questo tipo di violenza psicologica perpetrata nel tempo, molto spesso è il classico bravo ragazzo. Penso che nelle nostre cronache l'abbiamo sempre sentita questa frase, strano, come mai era un bravo ragazzo? Ecco, ci sono dei campanelli d'allarme, ci sono degli approfondimenti da fare in questo preciso argomento. Perché? E mi rivolgo, sono alquanto sconsolato a volte, perché mi rendo conto che il nostro apparato giuridico sì ha fatto passi di gigante fino all'ultima a novembre, dove ci è stato permesso l'arresto in flagranza differita. Noi prima arrivavamo nelle abitazioni, se non c'era l'autore del reato noi non potevamo procedere all'arresto. Quindi a novembre del 2023, da novembre del 2023, con il 382 bis del codice di procedura penale, noi possiamo procedere all'arresto, ovviamente ci devono essere determinate condizioni. Che cosa voglio dire e concludo? Noi siamo arrivati a trattare questo tema fondamentale già a partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul nel 2013, però questo non bastava perché nel 2017 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia in quanto nel caso di una donna che aveva adito il Tribunale di Strasburgo, ovviamente il nostro apparato giuridico era lacunoso, fino ad arrivare al 2019. Che cosa voglio dire? Io aggiungo un altro punto a quello che prima la dottoressa dell'Università di Milano ha aggiunto, le tre P che abbiamo visto prima. Io aggiungo appunto le politiche integrate sociali, che oggi sono il vero problema. Non si può pensare più che l'Italia oggi non abbia un servizio di psicologia,
che sia accessibile a tutti. Noi molto spesso dobbiamo sentire le vittime nei nostri uffici e vi posso garantire che ricostruire determinate dinamiche è molto molto difficile. Questo servirebbe a prevenire anche, perché determinate persone che si devono recare ai servizi sociali in molti comuni, io parlo del sud Italia, e questi servizi sociali vedono assunzioni di personale per 3 mesi, una volta a settimana. Capite bene che non c'è quella vicinanza col cittadino e quindi ovviamente le vittime si sentono sempre più sole. Quindi se la politica intende avanzare proposte di questo genere, ben venga, ma sicuramente ci vogliono fondi e questa legge di bilancio purtroppo non ci permetterà di fare grandi passi avanti, come anche i tagli della sanità non ci permetteranno ancora di arrivare a prevedere un servizio di psicologia più accessibile per tutti i cittadini. Grazie. Questo potrebbe risolvere numerosi problemi, non solo questo. Grazie, grazie mille. Prego. Buonasera, intanto vorrei ringraziare tutti per questa opportunità. Vorrei condividere una mia riflessione. Io appena sono entrato in questa stanza, in quest'aula, mi sono chiesto perché sono qui, perché adesso non abbiamo ancora la necessità di parlare di questi temi. Siamo nel 2024, non ci dovrebbe essere la necessità. Perché stiamo ancora qui a parlare di disparità di genere, di violenza e di come deve essere l'amore? Io, per spiegare cosa deve essere l'amore, voglio citare un tratto della prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, però ovviamente pregandovi di non guardarlo come un testo religioso, ma dare il significato alle parole. L'amore è paziente, è benevole. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode le ingiustizie, ma agisce con la verità. Quindi se già San Paolo Apostolo 2000 anni fa riusciva a spiegare cos'è l'amore, io mi chiedo adesso perché noi non riusciamo. Perché nei momenti in cui una donna si trova sconfortata perché qualcuno gli fa un avance non gradita, lì lo Stato è cieco. Quando una donna ha paura di uscire in mezzo alla strada perché qualcuno può violentarla, lì lo Stato è lontano. Quando una donna viene stuprata, oppure peggio, è vittima di un omicidio, lì lo Stato ha fallito e ha fallito anche la società, perché la società molte volte non si rende conto che la donna, oltre a essere un ruolo fondamentale per la società, è anche la stessa, banalmente perché è l'unica che detiene sia il diritto sia la possibilità di procreare, che la fa portare avanti questa società. Quindi a questo punto io vorrei concludere dicendo: lo Stato cosa può fare? Sicuramente può investire sull'istruzione, ma deve e ha il dovere e soprattutto la possibilità di usare quella che adesso viene usata come arma contro queste, contro le donne, cioè molto spesso il telefonino, per fare una campagna social multimediale per prevenire e entrare nelle case di molti italiani che molte volte sfuggono a quella che è l'istruzione scolastica. Grazie. Io, grazie, grazie mille. Vorrei... Puoi spegnere il microfono? Grazie mille. E vorrei solamente dire una cosa al margine: le donne non sono una minoranza, sono la metà della popolazione, quindi... anzi, la maggioranza della popolazione, quindi quando parliamo delle donne magari non parliamone come una categoria protetta, ventre d'Italia. Quindi, insomma, mi sembra una cosa importante da sottolineare. Detto questo, prego. Sì, volevo intervenire anche riguardo alla violenza che abbiamo parlato prima, quella economica. Molto spesso noi non ci facciamo caso, ma anche nello sport c'è un po' la violenza economica, perché adesso molto... Oggi si sta affermando il calcio femminile, molte donne che giocano ricevono un ingaggio inferiore a differenza di chi appunto pratica il calcio professionistico. Questa è una cosa molto grave, il governo dovrebbe battersi fortemente appunto affinché non ci sia anche qui una differenza di genere, insomma. Questo volevo aggiungere. Verissimo, assolutamente, sono perfettamente d'accordo. L'ultimo intervento. Innanzitutto voglio ringraziare Marolina Castellone perché ha rimesso in moto un motore, in realtà, e tutti i collaboratori che hanno fatto sì che questa cosa si realizzasse. Quelli che hanno contribuito a dare a questa SISE, a noi che in realtà veniamo da, insomma, siamo storici di certe attività, e ha rimesso in moto un motore morto che era ormai spento, è quello della democrazia partecipata. Marolina ne è testimone. Partecipa, scegli, cambia.
questa mi è andata via, insomma. Ho ascoltato tutti gli interventi che mettono in evidenza tanti problemi. Io, oltre ad essere un attivista storico del movimento, sono anche presidente di un'associazione, la SOS Sociale, nata nel 1999. Da tanto tempo ci occupiamo di vari problemi sul territorio, ovviamente noi viviamo il territorio cittadino, la nostra città e qualche volta pure la regione, perché ci chiamano da più parti. E proprio in questi giorni abbiamo inaugurato uno sportello denominato Osservatorio Sportello Donna a Soccavo, un quartiere di Napoli che fa circa 130.000 abitanti, Soccavo Pianura, che affronta varie tematiche. Ovviamente siamo autofinanziati perché non abbiamo mai ricevuto dal 1999 un euro di finanziamento pubblico, forse per scelta, diciamo così, e per essere liberi anche delle scelte. L'interrogativo nasce spontaneo, cioè come si potrebbe provare a cambiare tutto questo? Perché di queste tematiche, così come diceva poc'anzi lui, si parla ormai, insomma, sono tematiche adatte, la violenza sulle donne, la violenza di genere e quant'altro. Probabilmente si dovrebbe agire alle origini, cioè partire dalle origini, ovvero su tutti i meccanismi che contribuiscono ogni giorno a plasmare le percezioni del corpo femminile come debole e che fondano la violenza di genere. Si potrebbe poi lavorare sulla strutturazione di nuovi metodi educativi, atti alla promozione della valorizzazione del sé e non alla svalutazione, o ancora rafforzare i confini della corporalità personale delle donne e creandone di nuovi, con l'obiettivo di far nascere consapevolezza sul fatto che l'essere corpo debole e accessibile non è un destino o una fatalità, ma una vera e propria costruzione sociale, e che anche questo, anche per questo la violenza è evitabile. Su questo sfondo, la costruzione del corpo femminile come corpo debole, accessibile e dunque violabile deriva dal miscuglio di tutta una serie di significati che esprimono non solo dei comportamenti, ma anche nella definizione dei luoghi simbolici che diventano pericolosi in relazione al genere. I dati di diverse ricerche che abbiamo fatto noi suggeriscono che esista una vera e propria mappa mentale dei luoghi in cui le donne si muovono o è loro consigliato muoversi, e il fatto che la violenza si eserciti più in famiglia che da parte di sconosciuti contraddice molti luoghi comuni sugli spazi sicuri per le donne e le loro incolumità. Uno in particolare, che il luogo del pericolo per eccellenza sia il fuori, la strada, la città, e che il converso, quello sicuro, sia il dentro, la casa. Proprio la discrepanza fra la geografia della paura e quella della violenza costituisce ormai un ben individuato e tematizzato campo di indagine. Ci sono quindi delle mappe gerarchiche segnate dal genere dove si può o non si può andare e che contribuiscono a limitare il movimento delle donne. Detto questo, noi ci siamo e voglio dire, ho voluto dare questo piccolo contributo perché viviamo sul campo le difficoltà. A Napoli è una città che è una città esplosiva per quanto riguarda queste tematiche, perché c'è, insomma, ogni giorno se ne sentono di nuovo e non sempre vengono denunciate o pubblicizzate. Noi ci siamo, la cosa più assurda che però noi viviamo puntualmente tutti i giorni è la mancanza del sostegno da parte delle istituzioni. Noi abbiamo purtroppo delle istituzioni a Napoli locali che non rispondono assolutamente a questo tipo di problematicità. Siamo soli. Grazie. Il terzo settore è solo. Grazie. L'ultimo intervento, 30 secondi, dopodiché la senatrice chiuderà. Può spegnere il microfono, per favore? Ok. Ok, scusate, mi chiamo Roberta e farò un intervento velocissimo. Volevo solo ricordare da, diciamo, studentessa, l'importanza dell'educazione nelle scuole, perché appunto io ritengo una delle soluzioni fondamentali e ho sentito troppe persone appunto ritenerlo inutile. Esperienza personale velocissima: se io avessi avuto una persona, una specialista che mi avesse detto a 13 anni non è normale che subisci continue molestie nei mezzi pubblici, avrei passato degli anni migliori. Ma molto, io diciamo porto avanti anche un progetto con delle scuole da volontaria, sempre con alcune scuole di Napoli, diciamo cittadinanza attiva, e a questi ragazzi è stato chiesto appunto che cosa volete cambiare della città di Napoli, e in tutti i comitati che sono stati formati la prima risposta era educazione sessuale affettiva nelle scuole. Ora, in attesa, diciamo, di una legge seria al riguardo, noi stiamo cercando, diciamo, tra le alternative, ad esempio cerchiamo di fare percorsi di PCTO, perché quindi sfruttiamo i mezzi che abbiamo dal momento in cui non abbiamo i fondi, e ad esempio secondo me il PCTO almeno per ora potrebbe essere comunque una strada. Certo, tra l'altro c'è una ricerca della Durex che dice che il 94% di studenti e studentesse vorrebbero educazione alla sessualità nelle scuole. Quindi, allora, io passerei la parola a Marilena Castellone per chiudere.
Oggi è stato un pomeriggio per me bellissimo, ho capito che il senso di tutto alla fine è questo, no? Anche il senso del mio lavoro, il senso del nostro lavoro, il senso della stanchezza, delle giornate interminabili che ti tengono per a volte per molto tempo anche lontano dai tuoi affetti più cari. Quindi intanto vi ringrazio per questo momento. Io provo a rispondere a qualcuna delle domande, anche se temo di ora non riuscire tra gli appunti a ritrovarle tutte. Barbara Romagnoli chiedeva come fare per far arrivare anche questo materiale disponibile, il manifesto di Venezia. Sicuramente con la commissione di vigilanza RAI, non so se questo manifesto di Venezia è già stato, immagino sia la RAI ne sia in possesso. Assolutamente, però, sì. Però noi abbiamo la nostra presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, alla quale sicuramente consegnerò tutto questo materiale che oggi date. E poi io pensavo, Flavia, che sulle nostre pagine, ma anche sulla pagina dell'intergruppo, tutto il materiale disponibile, anche il materiale digitale disponibile a prescindere da quello che viene presentato qui, noi secondo me dovremmo fare proprio una sezione di documenti utili, materiale utile, diviso magari per temi, dove le persone sanno che possono trovare materiale informativo disponibile, magari disponibile online, già disponibile, però difficile da recuperare. Se noi sulle nostre pagine facciamo proprio una sezione informativa, credo che ci possa io credo servire. Se solamente funziona, l'unica mia paura è che ci rimpalliamo le cose tra di noi che siamo già d'accordo. Cioè, secondo me è importante che chiunque sia qui in questo momento, amici di amici, si parli dell'intergruppo, perché non se ne è parlato abbastanza. Io mi impegno a parlarne in televisione, sì. Tu ti impegni a parlarne in televisione e tutti si impegnano a parlarne, perché se non si sa non serve. Le iscrizioni sono sempre aperte, le nostre pagine sono accessibili a tutti. Parlavamo anche con Federica Di Martino degli osservatori permanenti per quanto riguarda i numeri della violenza riproduttiva, assolutamente sì, così come il numero verde. Queste proposte noi facciamole come intergruppo, le facciamo arrivare al Ministero della Salute, perché poi penso che gli osservatori debbano essere regionali e poi nazionali. Sapete che la salute è uno di quei temi che è materia concorrente. Purtroppo la stessa Federica prima parlava dell'autonomia differenziata che stanno provando a portare avanti, ora si sta discutendo qui al Senato, poi passerà alla Camera. Se quella diventa legge, le competenze saranno sempre più regionali, però anche qui sicuramente noi possiamo queste proposte farle arrivare. Allora, riguardo a quello che diceva Francesca sull'aggiornamento LEA anche per il diritto alla procreazione medicalmente assistita, anche qui credo che ci sia un lavoro da fare con il Ministero della Salute, che sicuramente noi possiamo fare e possiamo provare a spingere. È importantissimo quello che avete detto riguardo i crediti formativi sui corsi per la violenza, contro la violenza di genere. Questa è una cosa che secondo me dobbiamo fare, dobbiamo portare in tutte le università, partendo proprio, come diceva la professoressa Rescigno, dalla CRUI, quindi assolutamente io anche qui voglio darvi una mano. Abbiamo parlato moltissimo di educazione all'affettività, alla sessualità, ma anche di educazione digitale, di educazione al consenso, di cui si sa poco. Devo ammettere che anche per me stasera è stato importante imparare bene e capire bene cosa è l'educazione al consenso, e ne dobbiamo sicuramente parlare anche nell'ambito della discussione sull'educazione alla sessualità e all'affettività che è in corso in Parlamento. Riguardo alla disabilità, con Marianna Monterosso abbiamo già detto prima che la proposta a cui state lavorando anche per quanto riguarda le persone affette da sindrome dello spettro autistico, la portiamo in Parlamento. Il nostro legislativo, che è qui presente, mi diceva che si è chiusa la fase per le proposte che si stanno discutendo in Commissione Sanità, si è chiusa la fase delle audizioni, quindi adesso si passa agli emendamenti, e noi questa proposta che voi avete scritto possiamo sicuramente integrarla come emendamento alla discussione che è già in corso in Parlamento. Poi quello che diceva prima il signore, non ricordo il nome,
fortunato su questo progetto, non alzo il drappo rosso. Chiara, Flavia dice ma questa è la normalità, è la normalità. Io però voglio dire che anche queste esperienze e questi progetti a mio avviso hanno bisogno di essere presentati e io vi ringrazio di quello che state facendo. E voglio chiudere dicendo una cosa, questo luogo è casa vostra, questo luogo ha tanti strumenti che può utilizzare per far sentire sempre di più la propria voce anche all'interno del lavoro che si fa nell'aula parlamentare. A fianco a me ci sono Francesca Re e Filomena Gallo, che sono due componenti dell'associazione Luca Coscioni, alla quale io stessa sono iscritta, quindi anch'io mi sento una componente, e devo dire che l'associazione Luca Coscioni per esempio usa moltissimo gli strumenti della democrazia partecipata, la raccolta firme, anche no, le ultime raccolte firme per i referendum. Però in questi giorni nell'aula del Senato si sta discutendo una legge di iniziativa popolare, che è la legge iniziativa popolare proprio contro l'autonomia differenziata, modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, e questo è possibile grazie a una modifica del regolamento del Senato che abbiamo fatto noi nella scorsa legislatura e che oggi prevede che se c'è una legge di iniziativa popolare che raccoglie almeno 50.000 firme, quella legge deve essere discussa nell'aula del Senato, e da quando arriva in Senato a quando approda in aula non possono passare più di 3 mesi. Grazie a questa modifica del regolamento noi a brevissimo, subito dopo la legge Calderoli, discuteremo anche di quest'altra legge sull'autonomia differenziata, che è una legge che parte da una raccolta firme popolare. Quindi tutti i cittadini devono partecipare. Cioè, io credo che se davvero vogliamo creare insieme una società più giusta e un futuro che sia all'altezza dei nostri sogni e soprattutto dei sogni dei nostri giovani, che sono forse quelli che in questi anni abbiamo ascoltato di meno, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per partecipare sempre di più. Questo delle leggi di iniziativa popolare credo che sia uno strumento potente, e Flavia, credo che sia uno strumento che anche l'intergruppo deve utilizzare, deve sì, pensare di utilizzare. Quindi grazie ancora a tutti, spero che per voi sia stato un pomeriggio bello come lo è stato per me. Il prossimo appuntamento, prima con Angela abbiamo fatto una ricerca sa aule disponibili, e credo che il prossimo appuntamento andrà a inizio metà marzo, ma poi dalle nostre pagine vedrete bene qual è la data. I prossimi appuntamenti saranno sui temi della genitorialità e della disabilità, quindi i sottogruppi che si occupano di questi temi saranno in carica per l'organizzazione dei prossimi eventi. Grazie a Flavia, grazie a Pega, grazie a Filomena e grazie a tutti voi.